Cazzo, ha già avviato, mannaggia, mi sbaglio sempre. Tu sei metto solo tu? Anche tu ora? Quasi no. Perciò te l'ho già chiesto. Ma ti saluto Carlo. Brava Carlo, si diventa Tom Carlo. Ha detto mamma si diventa Tom. Oh ma Carlo, ci ho messo come vende cose. Infatti ha ragione, sono 17 e devo ancora fare l'età adulta. Dobbiamo cessa. Magari, fra mamma mia. Quella sì che era una bella vita. Magari. Allora. Infatti con te io sento il cuore vicino. Fra comunque probabilmente la scienza dice che finché non fai 37 anni sei ancora in adolescenza. Magari. Caccia tenga che crisi nero. Ok, fra se tutto va bene nel server non siamo più 30 player ma ne siamo 20. Se tutti i player che non stanno venendo in questo periodo vengono kickati. Astemio, mamma mia ragazzi. Astemio, ti manca Baffo per venire qui. Lo vedrete nella mia live a Baffo, ragazzi. Vabbè, faccio legge, mi sono rotto i coglioni, dico. Oh, una strage. Fra, succederà una strage. Infatti, mo dobbiamo un po'. Devo parlare con il signor Gilberto perché dobbiamo fare un po' di affari, un po' di affari. Vai, comunque, ragazzi, tranquilli, tranquilli. Allora, sicuramente ci può essere questa in vendita. Questo emporio. Questo è stato già venduto una volta. Questa è un'altra cosa che venderemo. Facendo vedere un po' di cose che probabilmente venderemo. Venderemo questo. Venderemo questo. Da ristrutturare, ovviamente.
Ah, quello non lo so, sto ipotizzando, Fra. Ti sto facendo l'ipotesi cosa non vedremo più. Non vedremo. 1, 2, 3, 4. Questi 4 edifici praticamente. Il resto rimane tutto uguale. E 5, aspetta, quella la demoliamo perché dobbiamo demolirla quella e basta. Poi, oltre a questo, andremo probabilmente a eliminare totalmente perché sicuramente è invendibile questa roba. Saranno queste. Quindi quei 4, 5, 6, 7. Qua verrà chiusa questa zona. 8. Qui c'è il cartello. Vabbè, io le metto all'asta, però non le cose brutte, dico. Cioè, le cose brutte le eliminiamo. Voglio vedere questi cessi intorno, sinceramente. 8. Poi c'è una miniera laggiù, ma la possiamo. Vabbè, lontanissima, sti cazzi. Metto andare laggiù. Comunque togliamo un po' di cose. Ma qua dentro che cazzo è? Ma che stanno a fare qua questi? Oddio. Allora, Carlo, un po' sincero. Sinceramente, player che vengono una volta ogni mese, non è che servono a chissà. Ciao Martina. Boh, le pene dell'inferno. Sentato nelle pene dell'inferno. Sinceramente, Carlo, è meglio non averle che averle in questo caso, sinceramente. Se devono venire una volta a mese, no. Sinceramente è più onesto leggere, preferisco leggere su questo foglio, con tutta sincerità del mondo. Leggere qua 20 player, però so che quei 20 player ci sono sempre, che leggere 29, ma siamo 20, capisci? Sì, Alessandro ha detto no, io sto ipotizzando. Però fra si capisce, cioè, chiaramente. Questa roba di persone che non vengono da un po', però avevano detto Ale, eccetera, eccetera. Ma sinceramente non verranno più, secondo me. Quindi questa roba la togliamo perché è orribile, assolutamente. Qua sotto facciamo la strage, in caso. Allora, sinceramente, siamo sinceri. Una persona che piace il server lo vedi sempre. Una persona che non gliene frega un cazzo non li vedi mai. La cosa è abbastanza chiara. Apriamo il foglio. Ci facciamo un calcolo. Tra tutti questi qua, chi è che è mancato sempre? Jumper. Pif. Ale, vabbè, ma Ale comunque era in viaggio. Però, togliendo il viaggio in Giappone, comunque Ale e loro non è che entravano così tanto sempre. Prendi lui, prendi un po' anche Marco in questo caso, Zack, un po' le persone così. Se loro non entrano nel server, se in 4 sessioni che facciamo entrano una volta, poi lo ripetono quella cosa, vuol dire allora ne frega un cazzo del server. O comunque non gli piace, non ha interesse. E io sinceramente non le voglio queste persone, io voglio un server che siamo 20 player, siamo 20 attivi. Ok, vabbè, togliendo i pirati, è ovvio che Marco e Zacco non vengono perché loro volevano fare quello. Però diciamo, io dico la maggior parte dei player che non stanno venendo, non hanno interesse nel server. Quindi noi da 29 passiamo a 20. Amen. Non la dico così complesso. Non è che wow, sta morendo qualcuno, non siamo più amici. No, è semplicemente non ti interessa il server, preferisco che esci. Cioè io voglio vedere, io sti pallini non li voglio vedere più. Cioè io voglio vedere un pallino. Se già vedo due, per me vuol dire già Ma io sei sto una rogna per volando. me. Per me ora, da oggi, come lo voglio fare io? Io se ti vedo con due assenze, per me già sei una rogna. Ok, per me sei rogna. In modo meno offendibile possibile. Per me sei diventato rogna. Cioè non sei più divertimento per me. Vabbè, comunque niente, dicevo in generale.
Cioè, sai che magari un weekend dici, un po' mi scoccio, che okay, magari è capitato per esempio Turi, Calogero, che magari per esempio due sessioni non sono venuti. Amen. Però loro vengono sempre. Comunque alla fine gli piace sempre. Magari a volte capitano, si scocciano perché comunque loro hanno un RP di bassa lega. Nel senso, anche loro potrebbero fare di meglio, assolutamente. Però io sto dicendo, quello che voglio dire è questo. Raga, non è più onesto vedere numero 20 persone. Però quando entri nel server tutte quelle 20 persone ci sono? Capisci quello che voglio dire? Abbiamo 30 persone e l'ultima volta che abbiamo giocato venerdì eravamo 13-14. Cioè, dobbiamo occupare suolo, territori per cosa? Per chi? Questo dicevo. Comunque niente, a posto, possiamo iniziare. Era solo per spiegarvi perché faremo questi netti cambiamenti. Allora. Io preparo il libro. Ah, comunque abbiamo fatto questa cosa fighetta, ragazzi. Che lo faremo per tutti i villaggi, guardate. Se noi adesso veniamo qui. E comunque ho scoperto che il cannocchiale è meglio. Guardate che figo. Adesso riconosciamo le città così. Città di Osiris. Quando faremo le esplorazioni, il cartiere che dovrebbe fare questa roba, ma non c'è più. Non ci sarà più. Vabbè, comunque ne troviamo un altro. In realtà no, le mappature non deve farlo il cartiere, in realtà. Il cartiere magari ci dà le mappe. Io direi di farle fare i marinai e i poliziotti queste cose, sinceramente. Non uno che ha il negozio che deve stare qua a lavorare. Vedi, città di Osiris. Vedi, è figo. Immaginatevi metterlo anche qua. Tu. Eccetera. Poi, secondo il mio punto di vista, è meglio che lo fa un poliziotto, eccetera, perché magari aggiornate la mappa, ragazzi. Cioè, la mappa non è aggiornata così. A meno dove ci sono le nostre strutture, aggiornate le mappe. Ad esempio qua guarda. Ops. Se guardate qui, non è aggiornata, vedete? C'è ancora la roba vecchia. Sì, Nati ha risolto con la skin. Nati ora arriva. Sta arrivando. Ah, chi cazzo ti ha visto? Dove sta mia mamma? Ah, in bagno? Sì, è andata in bagno. Oh, comunque sistema i libri per il tesoriere che se no piange, dice che faccio fare troppe cose. Ah no, fuma. Ok. Sarei chiuso tutto bene. Allora. Lascialo fare questo al tesoriere perché mi rompi i coglioni oggi. Comunque, Scogna, scusami, non ti ho risposto. Scogna, quando vuoi. Cioè, non c'è. Vedi tu come vuoi fare. Per me potete già venire. Moschea. Gabri, rimodernare il negozio. Ah, comunque c'ha quattro lavori la signorina. Vada, vada, non ci inceschi. Povero Turi che sta farmando come un pazzo il legno. Abbiamo risvuotato il suo negozio. Ma bellissimo. Oh, ma dove è santo? Ma dove cazzo sei? Ma io non trovo gli armi. Vai, 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 tranquillo. Tranquillo, capo. È il momento di rubare tutto. Non c'è un cazzo questo. Ah, non c'è un cazzo, hanno nascosto tutto. L'unica cosa che farei. Aiuta un po' un attimo il signorino. Chiave ammiragliato. Okay. Oh, cibo c'è ancora. Mi sono a posto. Armature mancano archi. Dobbiamo parlare anche delle armi da fuoco qui. Dobbiamo un po' rimodernizzare il villaggio, Andiamo a vedere la stazione di polizia. Se il poliziotto sta facendo un buon lavoro. Vediamo se dobbiamo licenziarlo.
Al bene il poliziotto. Ops. Ho preso il muro, fratelli. Ah, cibo sicuramente ne hanno. Mancano attrezzature. Armi ci sono, ma i scudi devono essere sostituiti. Quindi, vediamo un po'. Attrezzi ci sono ancora, però si dovrebbero rifare. Sto bene, valiziotto, non fa un cazzo, devo sempre tutto io, mamma mia. Ma delusione, deluso, deluso. Nati, ma io c'ho ancora l'armatura e la sella per te. Ah no, questa è roba mia, giusto. Per il mio futuro cavallo Westrock. Questo le devo passare poi a chi diventa. A posto. Quindi, ci serve. Daniel quando ritorna, perché dobbiamo fare scudi personalizzati. Che sinceramente non voglio che Wolverine faccia il fabbro, oggi deve lavorare come per Nether. E ingegneria, deve fare sta roba di Martina. Sta roba di Nati. E Martina, vabbè, sì, stessa cosa. Io gli ho mandato il Chi è che mi ha video a scritto? Daniel perché non so come contattare l'altro. Ai. Eccolo, signor Giliberto. Dov'è il signor Giliberto? Dov'è il signor Gilberto? Ma lo sbaglio sempre, no? Ah, a casa sua, giusto, lui spawn a casa. Buongiorno, ti piace la scuda? Ti piace la mia spada? Ti piace il mio fucilazzo? Ah, che Piace a me la tua bella. scheda. Bella, bella, questa è bella. Comunque voglio la skin dell'ammiraglio. Quando ritorna questa skin? Devo cambiare come inserirla. Allora, intanto ti faccio vedere una novità, vieni. Guarda. Prima di tutto ho imparato una cosa. Col binocolo vedi molto vicino. E si vede benissimo la mappa. Quindi potremmo metterlo a muro. Beh, guarda cosa c'è scritto in capitale. Vedo città di Osiris. Sì, dobbiamo farlo a Ah, perché puoi Blackwater. fare gli Ah, perché puoi fare i waypoint, adesso. Sì, vede? E adesso lo faremo Blackwater e a villaggio vassallizzato. Eh sì, abbiamo vassallizzato un villaggio, signore, nella sua assenza. Pa il signor Interessante. Sdrubale ha fatto il vice ammiraglio. Allora, poi ci sono altre novità. Oggi abbiamo tanto da parlare a comune. Va bene? E in più abbiamo altro da parlare che ti farà tanto felice. Forse abbatteremo quelle strutture di merda lì. Quali? Ah, che bello. Ah, perché Proprio spariscono 10 brutte. player, forse però. E Brutte. avremo 4 proprietà più questa casa gigante, 5 proprietà da vendere. Quindi sai quanti soldi facciamo sulle spalle degli Oh, altri? sì. Mi hanno appena tramutato una banana. Mamma mia, sono stato tramutato in una banana. Ah, io devo parlare con Calogero, che magari gli chiedo di fare gli chef insieme. Ah, vero, venga. E poi, signorino, un'altra cosa. E poi ci saranno, appunto, ti ho detto, 5 proprietà da vendere. Se vanno via 10 player. Cioè, uno sicuramente da domani. Bisbale. Sì, abbiamo due sue proprietà, quindi ci facciamo i soldi. Eccoci. Oh! Magari poi. Buonasera. Ah, salve signor Calogero, senta, senta, le volevo proporre una cosa. Buonasera. Buonasera, signorina. Ehi. Signor Buonasera. Calogero, le volevo proporre Cosa? una cosa importante. E mi è giunta voce che lei voleva fare lo chef. Un altro si è tramutato in una banana. Salve.
Salve, buongiorno. Grazie Ale per la. Sembra inutile. Che uno basta e avanza. Ah, Se aspetta. ci dividiamo le spese e io lavorassi per te, ci dividiamo i guadagni. Aspetta, Aspettaci. andrebbe Ma no, anche Martino ha messo Anche tutto già la mod. in forza, sì, per Ma che cazzo ha davanti. messo giorno? Ci Raga, ma. dividiamo la spesa dell'attività e ci dividiamo ovviamente i guadagni 50-50. Ok. 50-50. Ok? Qui facciamo entrambi le cose. Io lavoro per praticamente Oh, facciamo che io ciao lavoro per ragazzo, lei. bel culo. La licenza se la fa solo lei, io lavoro per lei e però l'attività la paghi tu. Capo, E chi capo. paga le tasse? Capo, La scusate paghi se tu, Sierra. interrompo, scusate se A metà. interrompo. Oh. Ma veramente, è urgente. Mi dica. Avete una pomatina? Tomare il culetto. Eh sì. Guarda, se vuole le metto questa nel culo. No, La no, supposta. carina. Va bene. Grazie. Prego, prego. Allora, comunque abbiamo tantissimo da fare. Allora, ragazzi, allora, signor Gilberto, quindi non vuole più la cartoleria lì? No, poi vediamo. Perché questo non è proprio una licenza, lavoro per lui. Ah, Non compro ok. nessuna licenza, lavoro per lui. No, Lavoro perché per lì ci lui, sono due esatto. attività da vendere, per ora, sicuramente. Le altre non lo so, dipende se i player ritornano, se Ale mi fa sapere qualcosa, ovviamente. Guarda, allora, se io con lui divido l'attività del coso e cioè, però solo lui si piglia la licenza ma paghiamo a metà le tasse, quello là potrei anche decidere di prendere per Stanno lui, scaricando sai? le mod. Quindi ritorna il popolo di Osiris, ragazzi. Attenzione. Ma non so come si caricano. Ale, aspetta, ve lo spiego. Scusate, dai, metto un attimo, gli spiego. Aspettate, vi spiego. Gesù Cristo. Allora, prima di tutto, ce l'avete originale o pezzotto? Tutti quanti. Giusto per essere più veloci. Vi aiuto io 2 secondi. Pezzotto originale? Sto arrivando. Ale, quando mi rispondi, fammi sapere. Devo scaricare il corso. Se ce l'hai originale, sì. Se ce l'hai pezzotto, devi aprire T-Launcher. Devi installare CursoForge. CursoForge. Devi mettere. Ma a parte sta scritto qui. Scaricate le mod. Avviate T-Launcher. Selezionate la versione 1.20 Forge. Avviate il gioco. Avviato il gioco, il client è il gioco. Cliccate la cartella mods che vi appare nel menu. E poi aprite la cartella apposita. Vi apre automaticamente la cartella. Tutta la roba che c'è in quel zip dovete buttarlo in questa cartella, ok? Semplice. Per chi c'ha invece l'originale, è ancora meglio. Scarichi il CursoForge. Scaricato CursoForge, devi semplicemente fare crea custom profile, importa. E devi prendere le mod. Vabbè, penso che l'hai capito dove si trovano le mod. Sono qui. Boh, vabbè, comunque vi ho spiegato, è abbastanza semplice. Cioè, così non ve lo so dire meglio. Ci sono i due file, uno devi fare in questo modo, è anche più facile in realtà. Metti la versione giusta, la installa, dopo che l'hai installata, apri il gioco e c'è proprio scritto la cartella mods. Apri la cartella mods e ti apri direttamente la cartella. All'interno ci metti tutti i singoli file lì dentro. Per chi ha l'originale è molto più semplice. Devi solo scaricare CursoForge. Fai così, crea custom profile, importa e ti dà letteralmente, prendi la cartella per esempio Osiris e la fai apri. Basta, ha fatto tutto lui. E deve apparirti questa schermata come me. All'interno ci sono 15 mod installate, però venerdì diventeranno 30. Ok, posso ritornare in modalità RP. Un attimo. Che Ops. figa. Ciao. Qual è questa? Ciao. Quale? È L'armatura. l'armatura soltanto che possono indossare gente de come me classe.
Gente che fa parte Patrizi. dei patrizi. Bravissimo. Lo voglio anch'io. Ora mi levo l'elmo e mostro la mia faccia, la mia barba lunga e la mia corona da vero e grande doge. Salve, lei chi è? Io sono un nuovo cittadino, Un un immigrato, è immigrato. arrivato dal Qual mare è la versione? illegalmente. Ma solo per il arrestatelo, momento. arrestatelo! Ma sono qui per fare i documenti. Vai in alto. Ma a chi dice che non sei una spia di un altro regno? La mia parola. Lei ha mai visto un cavaliere templare con un fucile? Io sì. Questo momento. No, 1.20. No, non devi, non ti serve la. No, 1.21 per chi ha il T-Launcher. Sempre la vecchia, non Ma di cambia la cosa sto versione. parlando? No, Non scusate. lo so, Comunque, vieni con me, non signorino. Ma dov'è il posso pagare signor le tasse? Gilbert? È andato a casa a farsi le seghine. Ma come è andato a casa a farsi? Aspetta, fammi vedere. Aspetta, c'ho il mio Ma è strumento tornato per vedere. indietro, non è più lì, da quella parte. Ma dov'è? Ah, eccola. Oh, Gilberto! Ehi, a lavorare, che cazzo stai Ma facendo? cos'è Qua che c'è. c'hai? Cosa c'ha addosso questo Raccolto i miei qua? soldi, adesso Cos'è sta roba Beh, che hai c'è il nuovo addosso? cittadino. Comunque si presenti, come si chiama? Io mi chiamo Edward Dan. Edward? Edward, ah, ok, bello. Io mi chiamo Matteo. Piacere, Messina. Matteo. Vede? Denaro. Lui invece è il signor Felipe, viene da un regno molto lontano, al sud. Si vede dal colore. Cosa stai dicendo, capo? Cosa si vede? Cosa vedi? Io vedo una persona normale. Mi scusi, lei è A razzista. chi essere assolutamente? No, non dai che trovarlo. Ah, questi sono i costumi da borghese. Vabbè, Io non comunque, sono venite. borghese, io sono del clero. Com'è che c'è un Intanto consigliere? entriamo, ragazzi. Ecco, a cosa? Ma sono bruttissimi questi costumi da borghese, comunque. Fanno veramente cagare. Sì. Allora, come oso offendere chi è il borghese? Mi scusi, Ma io lei. sono borghese, sono anche superiore. Allora, intanto che loro pagano le tasse, eccetera, fai anche il documento al ragazzo nuovo. Dov'è il ragazzo nuovo? Ho avuto problemi con quelle Ok, un attimo solo, io mi assento un No, momento. aspetta, Ah, no, vabbè, aspetta. no, wait, wait, aspetta, 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 per i Ok, documenti devi farmi far la chiave. Come cazzo si chiama la che c'è? Ok, chiave? no, già c'è la chiave. Basta che apri qua, documento vuoto, metti. Ah, Ma tu sei ok. pazzo, sei? Ma sei impazzito, signor tesoriere? La vecchiaia, lei la sta cercando ancora di più. Ah, questi qua sono già abbinati con la Tesoriere. cinque. Ah, Ah, vabbè, tesoriere, una dai, cosa. mi dica. No, no, dovrei. Sai cosa sarebbe da fare? Sarebbe da dare a Daniel una roba da mettere in esposizione che gli dai tu le armature, così si vede uno le sceglie. Lo so, Quello lo mica sono posso. io il No, fallo, quello già lo gliel'ho posso detto. usare, però, si è Vabbè, capito. lo so. Come si vede. Vabbè, comunque niente, lì vedo la mappa che è abbastanza interessante. Vediamo. Ma ci sta. Oh, ci sta un'armatura per i signori? Oh, Oi. ci sta un'armatura per i signori o Ma io solo stavo per me? scherzando, tu indossi quello che vuoi. Ma Ma no, è vero. come non è vero? Vabbè, Ah, fammi andare un ovviamente. attimo di qua. Io ho qua da fare, questi mi disturbano sempre. Doge, doge, doge. Cosa è successo? Persone qua a porta. Come persone a porto? Fai attenzione. Chi sono? Chi sono? Non so. Salve. Ma lei ha una faccia familiare? Okay, salve. Salve, come Signore molto coperto. va? Ah, mi scusi, mi levo l'armatura. Mi presento. Ciao, comunque, io sono il doge di questo villaggio, di questo regno. Chi Io sei? vengo da un regno che ormai è stato conquistato Come conquistato? Cosa è successo? da... Ha attaccato i barbari. Gli hanno invaso i barbari? Sì. Ma. Questo regno era molto prosperoso, soprattutto di, come dire, tecnologia. E vedo, abbiamo queste navi, non le abbiamo mai viste. Anzi, quella nave ci è stata regalata da un nostro Ah, sì. compagno. Un mercante che ci ha portato degli oggetti per scambi commerciali e di tecnologia. Chissà da dove veniva questo mercante. Allora, aspetta, se mi ricordo bene, mi pare il cittadino, aspetta. Veniva.
Non mi ricordo. Non so se è questa la città, perché lui è venuto da tipo sinistra. Da quel punto, lontano. È l'unico villaggio che abbiamo trovato molto grande e prosperoso. L'abbiamo chiamata noi Contea di Plaisland. Però il problema è che non aveva più guerrieri, c'erano solo cittadine e sono state invase da Sì, Viking e siamo riusciti a difenderle. perché io e mia moglie siamo scappati. Ah, ok, quindi non Siamo siete di quel villaggio, tutti. ok. Pensavo No, foste di lì. siamo di quel villaggio, siamo scappati da là. Ah, siete Siamo scappati da lì. tutti. Sì, siamo riusciti a scappare con i pochi sopravvissuti a quell'attacco molto pesante. Aspetta un attimo. Mi scusi, sto scendendo un attimo a fare una cosa. Salve. Allora, scusi, un po'. Ok, ci sono. Allora, quindi da questo villaggio venite voi? Ah, Noi veniamo proprio da quel dalla villaggio. contea. E com'è stata rasa a suolo? Noi l'abbiamo difesa poco, qualche giorno. Prima che venivate voi ci hanno attaccato, noi siamo dovuti fuggire. Ah, prima che siamo venuti. Ah, quindi quella era. Ah, ecco perché non c'erano Quindi più guerrieri e c'erano pochi popolani. Che suonavano le campane, piangevano, tipo. E il villaggio veniva assaltato. Quindi voi siete riusciti a scappare. fortunatamente siamo riusciti a scappare, anche se poi ci spiace parecchio. Allora, facciamo una cosa, se mi permetti, parcheggiamo le vostre navi in un punto che nessuno le vede, gentilmente. Non facciamo vedere troppe cose avanzate, ecco. Ok. Ok, ci sono. Venite, venite, vi ospitiamo al villaggio. Venite, raga, signori. Non vi preoccupate, le navi le lasciamo in un punto nascosto sotto l'armeria. Ho capito, aspetta un attimo. Ok. Allora. C'è un problema. Perfetto. Ho risolto Ok, pure io. perfetto. Allora, senti. Venite, venite, accomodatevi, tutti e due. Venite, venite. Allora. Le vostre navi sono al sicuro, non vi preoccupate. Ok. Ciao, Ben, Oh, Ben, c'è Maria. un'urgenza. Salve. Ben, lui è viene da un Salve. altro regno. Sì, E conosci. se puoi urgentemente venire al congresso, venga. Allora, scusatemi. Salve tesoriere, un momento. Salve. È venuta una persona da un altro regno e è stata attaccata dai barbari. Venite, Lei? venite, Sono un vecchio re di una. Venite. Ma alla fine posso fare per me il DMR? Lei fa parte di qualcosa? Allora se ne vado a Allora, noi abbiamo queste mappature. Se ha un binocolo possiamo osservare la mappa da qui, Sì, che se serve. sto osservando. Ok, vedi, noi, dicevo a sinistra, non abbiamo ancora le mappature fatte, quindi immagino che poi ci ritorneremo in casa a vedere come sta le condizioni di quel villaggio. Noi abbiamo difeso, abbiamo battuto dei barbari. Abbiamo dei guerrieri molto forti e lì c'è C'è un uno. signore che sta. Signor contadino, ma che fate? Allora. Prima di venire qua, posso dire solo che ho messo in salvo dei tesori. Ah, perfetto, sei riuscito, diciamo, a portare i tuoi tesori, va Sì, bene. in un posto abbastanza vicino da qua. Ah, ok, va bene. Solo che anche quel posto è stato, come dire, Invaso. invaso. E chi è il signor sindaco? Allora, su questo, lei è sua moglie. Mia moglie. Ah, salve moglie. Salve. Lei non vi sente, non parla.
Ah, è sordo muta? Okay. Sì, sì. Devi premere B, Ale, premi B e ci sono tutti i tasti. Allora, ok, ci siedono? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Allora, va bene, fin qui abbiamo collegato. Non hai capito, okay. Che coincidenza. Ti ricordi quel villaggio che abbiamo salvato da quell'attacco dei barbari? Ecco, lui è di quel regno e da come ho capito, quello era, forse, se ho capito bene ovviamente, dimmi se ho sbagliato qualcosa, quel villaggio era l'ultimo rimasto praticamente sì. Del suo regno, perché è stato raso esatto, a sua... Esatto, esatto. Ah, siamo stato molto proprio... fortunati. Sì, sì, tanto una fortuna che... una grossa fortuna. Soprattutto per le nostre tecnologie. Yes. Ok. Allora la situazione è abbastanza grave. E oltre a questo, vabbè, le navi secondo sono tranquille lì, nessuno ve le tocca. Okay, okay. E va bene, quindi sai dove si trova questo posto dove sono i vostri tesori? Lo so benissimo. E dove? L'ho messo io stesso. Se riesci a vedere, vede questo punto qua? L'isoletta? Sì. Ma come l'isoletta? Quella è l'isola dei pirati. Diciamo che non c'era più nessuno. Come non c'era nessuno? C'erano solo delle teste. Ma come teste? Ben, chiami qualcuno per investigare. Gilberto, prepara la nave. Dobbiamo investigare. Gilberto, scusami. Stavo cacciando di... Se volete io posso darvi una mano. Sì, sì, sarebbe so... molto conveniente per me. Okay. Le navi! I poliziotti... Oh, cosa i poliziotti? No, dicevo se magari qualcuno poteva venire... Va bene, intanto fatemi fare una cosa. Investigo un attimo... Aspetta, devo fare una cosa e... aspettate. Osservando questo scudo. Scudo del Lidl, però è bellissimo. No, no, si sbaglia. Questo non è un arco normale. Sì, è molto signor, enorme. Signor Sardugio, perché era dentro di me? Venghi, venite, andiamo, veloce. Prepariamoci, ragazzi. Preparate le armature, andiamo a vedere cosa è successo. Impossibile, i pirati erano così duri contro di noi. Abbiamo perso varie battaglie contro di loro. Salve, ragazzi. Una battaglia l'abbiamo vinta noi, però magari se ne sono andati per qui. Ah, stanno sistemando il microfono. Vabbè, andiamo. Sono scappati, Doge. Andiamo. Hanno detto, guarda, qui purtroppo non c'è carne per gli squali e se sono andati. Andiamo, veloci, ragazzi. Vada, ammiraglio, prepari la nave. Avevo proprio lasciato qui delle... Ok. Ma la signorina vuole venire a combattere anche lei, sa combattere? Vai, ma dove deve andare, signor sindaco? Aspetta, ora le spiego. Se si svegliano i due, salite, dai, veloci, andiamo. No, non so se vuole venire. Vabbè, intanto tu sali. Vabbè, con le mettiamo in pericolo, dai. Tasto destro, signorina. Sì, ok. Ah, mi sa che è andata. Andiamo intanto, andiamo. Veloce. Dove devo andare? Vai, è dritto, dritto. Non hai capito? Hanno attaccato l'avamposto dei pirati. Ah. Preparate, raga, potrebbe essere molto dura. Avete le armi da fuoco? Che cos'è? Ma che è successo qui? Sì, abbiamo gli archi, sì. Ma se... L'ammiraglio, non so se... Oh, scusate. Fatemi vedere, vai avanti. Stavo facendo esplodere tutti.
Ma ci sono... Chi sono questi? È cambiato tutto. Aspetta, dai. Scendete. Devo controllare, dai, andiamo. C'è un problema, Houston. E... Un problema! C'era una testa lì. Ma? Ma questo è un crossover. Ma questa non è la testa di un pirata che conoscevamo, ragazzi? Oddio. Di chi? Mi sembra... Craneo Borracio. Sì. Quindi quello potrebbe essere la testa di Barbarina. O hanno decapitato, tipo? Aspetta, ragazzi, mi spiace farlo così. Mi hanno rovinato tutto perché... cavallo! Hanno rovinato tutto, hanno rovinato. Adesso è stato rovinato tutto. Aspetta. No, no. No, ecco. Non andate ora! Ma voi siete pazzi. Spostati! Aspetta, voglio partecipare anche. Raga, attacchiamo, attacchiamo. No, ho finito le frecce. Attenzione, attenzione, aiutate il ex raid. Dove sono altri? Ma questi sono i barbari. Là sopra. Li vedo. Bravi. Fate attenzione. Non li facciamo scendere, non li facciamo scendere, non li facciamo scendere. Attento, signor Giulio, sono troppi. Abbiamo le armi da fuoco, perché non usate? Non abbiamo le frecce. Non le ho. Aspetta. Ok, ho ucciso. Ho ucciso. Ah, questo fucile ci ha salvato. Andiamo. Devo io. Oh, sta bruciando qui, sta bruciando. Che è? Come si spegne il fuoco? Con le mani? No, oh, dietro un altro! Oh! No. Stiamo morendo, faccio lo cazzo. Sì, sono lavorato con me, sto ben bene. Ci sono delle cose nelle casse. Cosa? Fai controllare il re. Ah, questi forse sono gli oggetti suoi? Guarda. Motore. Ma sono... Cosa sono? Caldaia. Ma sono suoi? Sì, sono tutti miei. E prendi, scusa, prendi. Vabbè, prendo io. Attimo, adesso farò. Lo rubo io. Prendere tutto prima. Aspetta, mi rubo tutto. Vabbè, per prendere. Andiamo. Ho trovato una chiave, magari. Dove hai trovato una chiave? Un cannone. Ma questo, infatti, che cos'è questo? Non l'ho mai visto. È un cannone, sì. Vuole vedere il funzionamento? Sì, faccio vedere. Cosa, come funziona? Ma perché lei sa come funziona? Eh sì, ha detto che lo sa. Vediamo. Ok, allora. Ok. Ah, ragazzi, che cosa è stro... quello è mo... non lo so cos'è. Ok. Facci vedere. Signore, lei ha sbagliato qualcosa, mi sa. Sì. Prenda. Ma lei cosa sta facendo? Un attimo. Dai. Giallo. Sì. No, okay. Già messo. È impossibile. Ok, ora. Okay. Oh, ah, okay. Ora. Oh. Dove c'è? Aspetta. Ah. Abbiamo una persona, ce l'abbiamo qui. Ma che cazzo ci vedo qui? Ok. Si è smarrito, tipo, mi sa. Ma lei è un pazzo. Ah no, è tutto calcolato. Ma? È tutto calcolato, sì. Che cos'è questa roba? È un bel cannone. Cannone? Non sappiamo neanche cos'è un cannone. C'hai presente quelle armi che abbiamo, che avete voi? Questa? Sì. Però fa molto più... Ci sono... Fa molto più buchi. Mettiamola così. Wow. È per principalmente per affondare quelle navi. Aspetta un attimo. Ma che cazzo? Ma? Ma che cazzo è successo?
No, non è stato il cannone, fra, il cannone non fa bruciare. Cannone. E non arriva qui. Cioè, questa è la portata più piccola e non dovrebbe arrivare là. No, non arriva. Non è quello perché abbiamo provato noi. Abbiamo fatto molte prove, non arrivava lì. E a parte. Sì, ma perché ha preso fuoco? Ma io che cazzo avete fatto? Ma non è il fulmine che è caduto prima? Che ha sentito che stava piovendo? No, perché stavamo qui noi. No, abbiamo fatto le prove. Ma che state facendo? Tra poco, tutto. Sì, ma perché sta andando a fuoco? Non lo so. Can. Sì, neanche io. No, non è il cannone, ma io che cazzo c'entra il cannone qua giù? Lei mi mira questo, io miro questo. E fa tanto male. Ok. Ma avete visto che è stato? No. C'era vicino alle carbo. Fra è stato... Vabbè, aspetta un attimo. Abbiamo fatto qualcosa noi oggi di modifica? Hai crashato il server? No. Oh, Scogna, cosa abbiamo fatto oggi? Non è crashato il server, chiuso un attimo. Oh, Scogna, cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo soltanto preso le cose, noi messe nella nave e stop. Cioè le ultime cose. Però mi sembra strano hai preso così a fuoco, non capisco. Ma chi. Noi cosa abbiamo fatto oggi? Niente, solo spostato la roba. Tu, Daniel, ha fatto la chiave. Sì, basta. Okay. Non abbiamo fatto nient'altro. Non c'è un modo per tornare un po' indietro, no? Immagino di no. Dobbiamo caricare il backup. Dal backup. L'unica cosa è quella. E infatti vi rimane tutto ok, questo è fatto. Eh? Ah, dice Martina, ma non è successo oggi perché prima era tutto ok, dice. No, raga, non è stato il cannone, è stato un coglione che è ben diverso, lo so. Sì. Che voglio un attimo risolvere. Non è che sono scemo, sono nato ieri. No, Gabriel, no, non so il cannone. No, allora non succede nulla, semplicemente facciamo il backup e tutto ritorna come prima. Più che altro quello che avete fatto adesso però torna indietro. Ok. E chi è stato? Chi può essere stato? Chi è che è entrato ultimamente?
Non è che siamo scemi, dai. Cioè, 30 anni avete, porco Dio. Eh sì, facciamo così. Vatti a prendere la roba, tanto abbiamo fatto quella roba. Venite lì e ricontinuiamo lì. Solo che tutto quello che avete fatto adesso, raga, verrà rimesso da capo. Tu, Scogna, prendi la roba, ti do i doldi, amen. Sì, sì. Fortunatamente io faccio sempre backup tutti i giorni. Cioè io boh, non capisco perché rompere il cazzo a noi. Sì, Dan, li devi rifare un momento. È come se stessimo reiniziando da capo, semplicemente. Non è che abbiamo semplicemente backup, come sempre abbiamo fatto il backup. Mi provate il cannone, non è stato il cannone, ma siete scemi. Non è stato il cannone, abbiamo fatto 80 prove. Non è che non siamo nati ieri, una. E è troppo basso per arrivare in città. E poi non dà fuoco. Vabbè, scusa, quando entri di tipo e poi ti ritipo da Martina. Che ti devo dire? Ah, mi dispiace, dovete rifare gli ultimi 30 minuti di game. Ok. Easy, io lo vedo adesso. Cioè, voglio, non mi dite nulla, perché voi siete entrati. Ma sinceramente, io per adesso vi blocco a voi. Cioè, non sono ritardato e non sono un bambino. Però vi devo togliere da mezzo tutti quanti. Cioè, venite a rompere i coglioni. Ma venite da 6-7 sessioni e venite a rompere il cazzo. Dai, porco Dio. Ma è sicuro non sono stati soliti? Quelli sono i soliti. Stop. Chi è arrivato dopo? L'ha fatto. Sempre i soliti. Chi è entrato dopo? Chi è entrato dopo, secondo te? Dai, che abbiamo detto, sono ritornati loro, gli diamo tutti gli oggetti. Ah, sono entrati Carbo e gli altri. Carbo. E chi può essere stato? Chi può essere stato? È stato Dan, che conosco da 20 anni e mette a bruciare le case. Esatto, no, ma non, onestamente non li ho neanche visti entrare. Ah, ragazzi, è stata Martina, ragazzi. Onestamente non li ho neanche visti entrare loro. Picchiate, la colpa sua. Dai, dai, dolli te. Vabbè, faccio dopo. Tieni, bro. Cioè, l'unica cosa, oggi è la giornata migliore. Rottura di cazzi oggi. Due, tre. Fa tanto male questo. Oh, bro. Vieni, ti do la roba. Ok. Sì, basta. Dobbiamo tornare là o no? È stato il costruttore, volevo pulire per ricostruire. Ho trovato le mie robe, dove che... No, devo riaprirti tutto sopra. No, io ho le mie robe di nuovo. Cioè, alla fine, guarda un attimo. No, capito, devo soltanto aprirti il documento sopra, perché non è più preso. Mo dobbiamo ripartire dal punto di prima. Vabbè, vai, tranquillo. Che palle. Cosa facciamo? Dobbiamo tornare subito? No, vai, tranquillo. Facciamo dopo. Sì. Intanto sistemo anche io qua un attimo, aspetta. Che per sbaglio mi sono... Però appena tipo mille... Ah, hai ragione, aspetta. Cose, porto qua le navi. Ok. Che manca? Mi sono cancellato da solo le torce. Ora non appena puoi leggi Discord. Ah.
Vabbè, poi ne parliamo a Jumper di sta cosa. Guarda, non rispondo nemmeno, bro. Ah, ok, sinceramente. Okay. Voglio manco rispondere. La rimetto qua. Se una persona si scoccia, dice ok, voglio, scusate, non veniamo più nel server, non giochiamo. Ah, beh, boh. Nessuno vi dice nulla. Se dovete rompermi i coglioni, a me i coglioni non li rompete. Niente, a posto. Che qua c'è gente che ha lavorato a sto server e si è fatto il culo, oltre me. Quindi è anche mancanza di rispetto per molte persone quelle che avete fatto. Ma che cosa andava a fuoco? Io ho visto solo... Allora, è andata a casa mia a fuoco. Ho detto, ok, per un momento ho pensato il cannone, ma era impossibile. Che non abbiamo testato tutto noi, che siamo scemenati ieri. Poi ho visto che andava lì a fuoco. Lì a fuoco... Ah, è giusto, quello non mi sento. Ora, guarda che non ho dato fuoco a nulla, non so quanto da te, però. Vabbè. Se lo dite voi. Non ho visto una persona del vostro gruppo con l'accendino in mano. Sono ciecato. Basta che guardate la live. Carbo, chi può essere? Sinceramente, non siete venuti. Non venite proprio più, perché a me il cazzo non me lo fate girare. Stop. Perché loro, sono sicuro, 100-100, ci metto la vita su di loro. Loro non l'avrebbero mai fatto. Loro, quei player che giocano, perché vengono tutti i santi giorni. E tutti quanti hanno contribuito al server. Niente, ho sistemato comunque. Semplicemente povero Scogna che deve rifare alcune cose che ha fatto oggi. Avevo fatto. Mi sono dimenticato di fare il backup. Prima, solitamente lo faccio prima e dopo del server. Solo che ho detto bene. E comunque hai fatto tu, Edward? Dan? Sì, l'inventario me l'ha rimasto tutto. Ah, ok, tutto l'inventario. Vabbè, perché ho salvato prima. Aspetta, vabbè. Ok, allora si fa tutto all'erba un fascio. Ah, voi non vi connettete, sì, solo sì. Insieme voi sei. Cioè, mi piate per culo, mi piate per scemo. Ah, boh. Altri tre. Ancora, continuate a pigliarmi per culo. Tre. Intanto porto su le cose. Vabbè, amen. Vabbè, non più ne serve nessuno di tutte voi. Cioè, a me non me ne frega un cazzo, venite, non venite. Cioè, a me faceva piacere che venivate, anzi, quando vi ho visto ho detto mi fa contento che sono tornati. C'è Ale, finalmente, ci sono anche loro, abbiamo messo tante cose. Però entra e mi fa mezzo danno. Per me potete stare anche fuori tutti quanti. Non è che fare tutto l'erba un fascio. Non sono nato né ieri né nell'altro ieri. C'ho 28 anni e non 15, non sono ritardato. Madonna, ma che cazzo è successo? Hanno 30 anni ma ne hanno 5, che ti devo dire? Ma perché secondo te è normale? Ma c'è stato qua. Cioè, manco mio nipote che ha 12 anni che gioca a serve fa ste cose, per certo. L'hanno fatto, non ho capito. Hanno bruciato mezzo villaggio. È stato Panzer. Cocco, porca puttana, affondi prima che c'è poi la casa di Ora. Ma non era solo la casa, è proprio mezzo villaggio. Ho dovuto fare il backup. Ma meno male che c'ho il backup sempre io. C'ho il visto no, di... No, ma mi hanno detto che sei in... C'è anche la casa di Carbo. Sì, no, fra io ho visto uno con l'accerino. Carbo, con l'accerino in mano che lo faceva. Non è che sono ciecato, sono scemo. L'ho visto, perché io posso andare, posso spostarmi con i comandi come voglio e velocemente. Poi, la gente pensa che io sono scemo. Io dal server... Ma perché fare sta roba, non ho capito. No, ma io dal server, la server, io leggo tutto quello che... Tutte le azioni singole che fate, quindi a me per culo mi ho pigliato. Sono andato a vedere anche lì, per confermare. Capito? Non è che sono andato stoppato il server e mi sono andato a leggere tutto. C'è un motivo se abbiamo messo le mod. Le mod sono più facili da controllare tutto. Vabbè, comunque lascia stare. Diamogli. No, vabbè, mo sto aspettando Scogna perché ci siamo fermati a quel punto del server. Del... Comunque. Facciamo finta di niente, dai. Sì, dai, vediamo con la skin. Occhi verdi, capelli lunghi. Ok. Comunque, aspettate un attimo. Comunque, vabbè, allora per accusare vuol dire che hai letto proprio l'azione. Allora, Nadia, non è questione di leggere l'azione. Te leggo i player. L'hai visto proprio? Calogero. Mutati, per favore. Calogero non lo farebbe manco tra 10 anni. Carlo non lo farebbe manco. Manco che cos'è l'accerino? Martina. No, sì, Martina. Sto vicino a te, fra. Martina, Scogna, io, Geriberto e Rakan stavamo insieme. A Stella mi ha avvisato quello che sta succedendo.
Turi non lo farebbe manco tra 100.000 anni. No, ma allora c'è una tetta alla loggia, eh. Ma tutti i player che sto è vedendo. Stato calmo, me l'hai detto. Tutte le persone che sto vedendo, Ayu, sono persone che giocano tutti i santi giorni. Non penso che all'improvviso perdete la testa. Stop. Ma Vale, che cosa è successo? Boh, sì, ma guarda caso, sono solo entrati, quindi. Cioè, io ti dico, io ero a raccogliere legno là vicino dove ha preso fuoco, che poverino. La cartolibreria, che cos'è là? Stava prendendo tutto fuoco, ho dovuto buildare con il legno, ho spento tutto. Poi ho visto che stava andando tutto a fuoco e stavo andando a spegnere il fuoco. Cosa è successo? Chi ha dato fuoco? Devo fare il disegnino, ragazzi. Vabbè. Pratica di quello che è stato Garbo, vabbè. No, io non lo so, perché io Garbo l'ho visto che andava là sopra la chiesa. L'ho incontrato, sta andando appena in legna là, visto che saliva, poi non lo so. L'unica cosa che può dar fuoco sono i fulmini, se non hai disabilitato cosa del sì, fuoco. Sì, ok. Ok, tutto quello che vuoi. Anche se fosse attivo, non fa questi danni. Perché già c'è capitato, abbiamo messo apposta sopra qui. E in alcuni edifici apposta per non far bruciare. Ah, dai. Ok. Uno, non c'è stata pioggia, c'è stato mezzo secondo, l'ho tolta io perché sennò rompeva i coglioni mentre facevamo le cose. Semplicemente devo riformare la legna, quindi. Ma poi appunto, cioè, io posso vedere le azioni di quello che facciamo noi, gli basta leggere. Se voi te leggo pure se pisciate e cagate, non ci sono problemi. Ma una cosa, Vale, ma ti ricordi quella cosa che ci aveva fatto vedere Jumper del replay? Tu non la l'hai? Cosa? Questa la devo prendere. La cosa del replay del mondo, di quello che è successo. Mi ricordo che Jumper ce l'aveva fatta vedere. Ma Jumper non è online. Beh, Jumper no, ma non ce l'ha più nessun'altra. Quella si può mettere, ma comunque la dovrebbe avere ogni singolo player. Non manca più nulla. No, quella non è una mod che ti fa vedere tutto e sei, ti fa vedere dove tu sei in quell'area, capito? Ah, ok. Boh, comunque niente, che stavamo facendo? Abbiamo fatto qualcosa? Ah, vengo a prendere lo stipendio, bro. Devo prendere le casse. Che ti devo dare le casse? Ho capito un attimo, fammi prima controllare tutto. Vale, siamo per tornare. Vai, tranquillo, bro, fai tranquillo. Ho sbagliato che. Vabbè, ma te non avevi tipo la cosa da poter vedere chi fa, chi tocca robe. È quello che gli ho detto io. No, quello non ce l'ho più, con le mod funziona tutto diverso. Tranquillo. Ah, ok. Allora, 10, 15, 25, 50, 85, 90. Non è sicuro. Minchia, se non è sicuro. Può leggere tutto. Ok, siamo in partenza. 95 dobbiamo pagare. No, 90. Oh, quindi il mio stipendio. Tieni, Nate, porta tu questa a casa. To. Ok, state applicando più voi che io. A me è successo, amen. Sì, infatti, basta. Una volta è successo se le persone sono in modo sop. Content creato. Ma se hai la console, perché fate 40 minuti di content su sta roba? Non risponde nemmeno. Allora, voglio rispondere ancora. Dai. Solo che avete 30 anni e avete il cervello bruciato, bro. Sapete questo. Ripeto, c'ho il mio nipote che è giovanissimo e aveva 12 anni, ha più cervello di voi. Basta. Non voglio commentare altro né dire altro. Mi scelgo il discorso. Ci siamo, Vale. E né dirmi guarda la chat perché non mi interessa quello che scrivi. Per me hanno perso tutto il rispetto. Dove le metto? Raga, ma lo sapete, no? Dovete ripagare le tasse e lo stipendio, vero? Ah,
Cosa? Le navi dove le metto? Aspetta, arrivo. Dove sta andando Martina? Laggo. Laggo e vedo una nave che sta andando dall'altra parte, quindi immagino che ha bisogno di aiuto. Qualcuno l'aiuti. Aspetta. Ah, ghiacciaio. Ok, si è fermata. Arrivo. Aspetta, vengo a prendere io la nave. Aspetta che la faccio salire qua. Si va a salire da te e io intanto prendo l'altra nave. Vai. Ok. Vai per strada. Comunque niente. Poi, allora, poi il semplice fatto, comunque non c'era bisogno di controllare. L'ultima cosa, però non parlo più di questa cosa perché non mi interessa. Ma perché? Dico solo questo. Dico, non c'era manco bisogno di controllare. Sai perché? Perché la loro roba è rimasta tutta nelle casse e nessuno ha toccato le casse di nessuno. Questa è la differenza. Abbiamo controllato le casse e nessuno ha toccato niente. Tutti i player che c'erano, le casse non erano, avevano protezioni. Nessuno si è permesso di entrare nella casa di nessuno e rubare niente. Sì, ma perché bannare tutti se appena confessato che è stato solo lui? Ma pure tu sei proprio... così se posso dire. Dai. Cioè, veramente. Vale, bella cosa. Ah, ci andiamo là adesso? Abbiamo sistemato. Vabbè, fai conto che abbiamo saltato tutta quella parte. Direi. Ah, come ce l'avessimo fatta. Sì. Vabbè, questa è la differenza comunque anche di rispetto delle persone. Nessuno di loro, tutti quelli che stanno qua davanti a me, nessuno te lo si è mai permesso di toccare niente degli altri. Devi mettere i pillager. No, già abbiamo fatto quella parte. Non è che andiamo a fare quella roba. Ma che se andiamo a fare di nuovo la battaglia. Andiamo a prendere i nostri tesori. Io non lo so. Oh, comunque. Che cazzo c'erano che tra l'altro chiuso? E niente, c'erano cose belle, però. Vieni. Dobbiamo continuare. Sì, ma un'altra cosa interessante. Devi ripagare le tasse e fare tutto, lo sai, vero? Sì, ho già fatto. È la tua, no? Degli altri. Andiamo. Cosa ho fatto? Oh, salite. Dai, continuiamo quello che stiamo facendo. No, giù però. Oh, devo far vedere io. Hai anche ragione, sale. Allora, solo io guido le navi. Poi vedo problemi di nave. La signorina? C'era qualcuno con noi, ma chi era? Eravamo solo noi. Carlo. Vabbè, vai avanti. Ormai Carlo è andato nelle lunghe terre lontane. Comunque aveva pagato soltanto Calogero, che tra l'altro è uscito, quindi non ha pagato più. immagino il povero Calogero che poteva giocare 30 minuti, ha perso 30 minuti. Sì. E che stava facendo i compiti, ha detto posso entrare solo 30 minuti. Poverino, si è intossicato lui. Allora, andiamo. Qua sicuramente riprendiamo tutto. Questo ci hai fatto vedere come funziona, siamo a posto? Sì. Ma mica siete ancora in creativo, ve lo devo togliere? No. Posto. Allora. Cioè, se vedi cuori che mi fai danno, non so più creativo. Vediamo, proviamo. Questo è tutte le vendette quando eravate certe persone brutte. Gabri? Aia! Non nel culo però. Allora ragazzi, avete controllato tutto? Sì. La chiave ce l'abbiamo? Sì. Non so chi aveva la chiave. La chiave dobbiamo trovarla, mi sa. Pensiamo, dove potrebbero essere le chiavi? No, qua non c'è la roba che abbiamo preso. Ma dove stai andando tu? L'ammiraglio è un uomo coraggioso. C'è qualcosa qui? No. Però c'è una cosa strana.
Guarda, hai visto questa? Vabbè. Ok, guarda l'altra testa del pirata. Ah, guarda di qua. Aspetta, no. Però io no, non so se avete notato quello che ho notato io lì. Sì? Allora, o è un caso che ci siano tre teste a sto punto? Se vogliamo investigare, che ci siano tre teste? O semplicemente... Non so, perché... Controllo, ci sono altre teste in giro? Ma stanno guardando giù di dove? Ma non credo che sia quello... La cosa. Ho mangiato la patata io. Sono letteralmente 1, 2 e saranno i pirati, no? E 3. Sì, ma perché questo nel mare? E poi perché qua è il rosso che è sangue, che? Sì, dovrebbe essere tipo sangue. Ben, lei che è un grande investigatore. Stiamo cercando la chiave. Dove può essere, secondo te? Abbiamo visto già tutto sul porto. Le chiavi? Sì. Sì. Beh, se fossi un ladro le metterei tutto a letto. E i letti non ci sono, probabilmente. Vabbè. Ma qui non ci sono. Le metterei sotto la testa del morto, magari? Sotto la testa. Ma aspetta. Questa. Aspetta. No, non credo che... Allora Carlo, hai avuto un'intuizione per metà. Aspetta. Allora. Proviamo. Nella testa, diciamo. Provate a scavare qua intorno, che so. Oh, ma non si rompe. Ah, perché sto morendo a poco. Se fossi il ladro la metterei qui. Ah, aspetta. Bro. Oh, c'è qualcosa? Bro, sto affogando. Non c'è niente. Hai ragione, non c'è niente. L'ha preso lui. È ovvio che non c'è niente. Vediamo. È lei là. Oh, questo è il tesoro, ovviamente lasciate al signor lingotto di zinco, di ferro. Ferro me lo intasco io, ah no. Lingotto di ferro e lingotto di acciaio. Questi sono utili. Come preso tu? Ma voglio. Ok, questo prendo io. Venite. Tieni, Ciro. Arusta. Questo è il suo tesoro del pirata. Come si chiama? Del ex-re. Sì. Del re. Signor sindaco, dobbiamo andare a controllare anche il... Ma... Cosa? L'isola. Ma tu sei pazzo, ma andare lì giù. No. Scusami. Ma ne abbiamo tanto da fare, signorino, qui. Se qua è stato invaso dai barbari. Okay, io non lo so immaginare di là. Esatto. Appunto, andiamo a vedere. E se ci sono migliaia di soldati? Non dobbiamo per forza andarci dentro. Oh, portami a casa che avevo da fare io, ragazzi. Fammi porti. Fate una piccola esplorazione se volete, signor ammiraglio. Ti porti Ben e fate l'esplorazione. Va bene. Noi intanto parliamo con lui che ha bisogno di aiuto. Non possiamo metterci ad andare a vedere l'isola. Ben, tu rimani su in barca che andiamo a fare un'esplorazione. Io parlo con loro e... Qui, mi sa. No, tu non scendi qua. Hai paura, signor marinaio? Signor ammiraglio? Ma si sta cagando sotto. Grazie, ammiraglio. Gabri, non distruggere nulla. Ti avviso. Non distruggere nulla. Boh, quella che io l'ho buttata. Facciamo le ampulle. Di Valerio. Dai, ecco te. Che è successo? Che hai combinato? Come le prende queste cose? I soldi? No, il coso. Shift sinistra. Shift tasto sinistra.
Vieni qua, Tani. Shift di nuovo a sinistra. Tani. Tre dotte. Ok. E diventa una bolla poi. Eh beh. Qui abbiamo scoperto le altre cose dei motori. Questi dovremmo darli a un esperto di motori. Le prende, vale. No, aspetta, vale. Okay. Intanto vi aspetto al comune. Mi sono un po' perso quello che stiamo facendo. Era troppo perfetto. Queste abbiamo togliere e abbiamo fatto questi nuovi eventi. Ok. Da sotto? Ok. Andiamo. Ah, ma serve Master Tiran? Mi serve Master Tiran, no? Mm? Mi serve Master Tiran, no? Per costruire? Sì. O ancora non avete idea? Ah, le idee ce l'abbiamo, della cassa ce l'abbiamo. Sì. A posto che manca. Posso, vabbè, sì. Ok. Va bene, va bene. Queste qua le aggiungiamo nella collezione. No, queste aspetta, aspetta. Queste le aggiungo nella cassa. Ah, vale, tieni. Vabbè, sì, le mettiamo qua dentro poi. Ci pensiamo. Allora. Beh, effettivamente ci servirebbe Panzer, ma non solo, dove sia. Deposito cazze. Deposito libri, dovrebbe essere. Eccolo. Aspetta, prima di andare a Blackwater. Salve, beh, signorina. Prima di tutto, un attimo che mi servi qui. C'è una sorpresa per lei. Salve, salve Ture. Ma quella domanda che ti ho fatto. Cosa? Quella domanda che ti ho fatto nei tuoi occhietti viola. Fra, ti giuro, sono confuso adesso. Posso farmi anche il prototipo? Va bene, adesso sì, potresti un po' fare come vuoi. Vabbè, poi ne parliamo, perché viene a vedere la sorpresa. Allora, c'è una cosa che devi andare a prendere da solo appena hai tempo, ovvero il cannone all'avamposto. Devi studiare quella tecnologia che loro fanno i cannoni e tu puoi studiare, grazie a questo, svilupparli anche tu adesso. Ma vado adesso? Ok, no, se vuoi andare puoi andare un momento. E intanto portami Master Tiran. Sì, ma portami poi... Sì, poi portami Master Tiran. Vabbè, prendo quella là, buona. Sì. Signor Doge, posso andare con Asbdullah? È ovvio che puoi andare. Vai. Grazie mille. Sono dei principi nigeriani. Sì, più o meno. Aspetta, che cazzo sei? Aspettate un attimo, madonna mia. No, dovevi fare il contrario. Ops. No, no, vale. No, vero. Si è incagliato. Ho sbagliato. Si è incagliato la nave. Fatto cagare su. Dov'è la nave? Tipo c'è l'avamposto vicino. Come l'avamposto? Ah, dimmi che l'avamposto intendi qua vicino. No, non questa vicina. Aspetta. Mi ero dimenticato che il signor Giliberto non era lì. Turu tu 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 ru tu. Che è successo? Turu. Signor Giliberto non so dove ha mandato la nostra nave. E penso che sta dove state voi, pirati. Se ho capito bene. Sì, ma mi sa che sto sbagliando strada. È impossibile che era così. Un po' a sinistra, un po' a sinistra. Come a sinistra? Poi vedo ritardo di quelli. Dal coso di sabbia va a sinistra, poi va un po' in dritto. Cioè verso destra. Quindi devo tornare indietro. Sì, torno un attimo indietro. Chissà dove cazzo l'ha messa. Sai che il nostro ammiraglio ha dei problemi tecnici di movimento. Ok, sono qui. Dove poi? Ok, da qui tutto a sinistra. Da qui tutto a sinistra, quindi di qua. Sì, verso là. E poi appena vedi quella cosa vai a destra. Cosa? Che devo vedere?
La costa quella famosa. Ah, ok. Sei sempre carica in mondo in velocità, giusto? Sì. Io mi oriento così quando non mi carica bene il mondo. Dovrebbe essere già breve a destra. Dai, Gabri, però porca puttana, io già c'ho poco tempo. Gesù Cristo. Non la vedo, Fra. A destra. Ecco qui. Come cazzo ha fatto a bloccare la nave? Ma perché è entrato così? Allora. Qui qualcuno ha lezioni, deve avere qualche Cioè, come cazzo si lezione. chiamano le live? Ah, aspetta. Era la Brig quella piccola? No. Com'era la piccola? Aspetta. Ah, Cog, giusto. Cog rosa. Avete le capacità di fare le cose più assurde possibili. I cannoni mancano. E niente, portiamo la nave indietro. Ah no, aspetta. TP. Ah no, Gabriel sta lavorando lì. Gli dice a Gabriel che non c'è niente, è inutile che viene qua giù. Se so dov'è? Ah, mi ha messo in live probabilmente. Io l'ho mandato, ho detto così tesoriere, perde un po' di tempo, faccio perdere un po' di tempo. Ma forse è meglio che inizi a pagare le tasse. Non c'è niente là, comunque. Comunque là non c'è niente. Infatti non capisco perché ci sei voluto andare. Allora, se seguimi un attimo. Allora, quando tu arrivi, vedi, allora. Infatti, quando tu arrivi lì, non vai dritto, vai sui lati. Non è difficile. Ma scavi, tutta la roba tua l'hai messa sulla galea, giusto? Sì. Ah, ok, posto. E che si sono portati in Ah! attivo? Aspetta, quale nave? Quella Un piccola. attimo. TP, aspetta. Già avevamo un casino di cose da fare, Gesù Cristo. E il problema Pensando con fosse la le mia. cose Pensando delle fosse quella. scimmie lì. Poi quest'altra roba. Allora, che stiamo dicendo? Andiamo, possiamo finire questa parte, Aspetta, per è favore? su quella veloce la mia roba, la roba. La galea? Quella Non avevo veloce? detto niente, la galea sta lì, Ah, fermo. c'erano anche in Tanto solo quella, sapevo come dice andare Martina. per dire. Ti ricordi cosa c'era, giusto? Non c'era un cazzo di niente. No, non la sua, dice la. Allora, che stiamo dicendo? Abbiamo finito il discorso, vabbè, abbiamo trovato la vostra roba, eccetera, eccetera. Poi c'era altro che vi serviva altro aiuto, se volete spiegare meglio, se volete dirmi altro. Che ha detto? Sì. Forse perché ce l'hai attivo su. Oh, mi sono persi i punti anche io. Ah, dobbiamo fare le leggi nuove. Ci sono tre leggi da proporre. Le investimenti pubblici, mi serve l'altro ragazzo che deve venire qui. E poi niente. Finire la roba con il signorino qui. Io ti sentivo anche prima. Forse su Discord è morto. Aspetta, ti smuto nel gioco.
No, ti sento adesso. Parla. Ciao. Perché su Discord non mi sentivi? No, su Discord no. Era Discord. What the f- Vabbè, comunque, vai, intanto salga, salga, facciamo vedere, mi spiega. Non capisco perché non mi si sente su Discord, se ha. Sicuramente perché... le manca l'ultima cosa da dirci, no? Ah, dove eravamo? Abbiamo, siete arrivati con la nave, abbiamo recuperato i vostri tesori, sì. E abbiamo fatto una chiacchierata un po' sul fatto dell'invasione barbarica. Ok. E per il villaggio cosa vuole fare? Se vuole riprendere il villaggio, cosa vuole fare precisamente? Ma quel villaggio ormai, cioè diciamo che siamo rimasti in due. Ah, ok, quindi il regno quindi è quasi caduto. Il regno è praticamente... non ci appartiene più. Ma avete... ho visto che avevate parlato tipo di tecnologie e cose così. Sì. Quindi voi siete... Lei è una brava ingegnere. Ah, lei è un ingegnere. Ah, ok, perfetto. Lei è un ottimo ingegnere. Noi stavamo cercando ingegneri perché abbiamo gli arabi che sono bravini, però hanno ancora inesperienza su nuove tecnologie. Allora facciamo una cosa. Mentre io mi occupo più della manodopera, come dire, brutta. Ah, ok, perfetto. Beh, quindi vorreste rimanere qui? Sì. Sarebbe perfetto. Un'idea questa. Bene, abbiamo un posto perfetto per voi, secondo me, che potreste effettivamente aprire le vostre future attività, se volete, o la vostra casa. Facciamo vedere. E sento che da lì... Ops. Anzi, essendo che... Vabbè, poi sistemo io in questi giorni la roba lì. Per ora penso che preferite costruirvi da voi le cose. Di là si libereranno un po' di posti, mi sa. E... intende al posto di Carbo. Eh sì, alla fine è come, come ti avevo detto io. Ne stavamo parlando all'inizio e alla fine è stata come ti ho detto io. Ah, ti giuro, le cose me le sento nelle palle. Allora, c'è in realtà da qui in poi fino alla vecchia casa di un uomo che è stato rapito e ucciso. Sì, porca. Ecco, questi sono gli assassini. Porca puttana, chi mette sti cose qui? Scommetto che era un bravo uomo. Sicuramente, però è stato assassinato. Non è detto. È stato assassinato. No. Boh, comunque se volete potete fare dove volete quest'area. Questo okay. Ancora non abbiamo dato un nome a questo quartiere, magari un giorno lo sceglieremo poi insieme al comune. Intanto vi lascio ambientare e intanto ora vi recupero il costruttore, va bene? Voi sceglietevi le misure eccetera, quando avete fatto tutto eccetera, venite al comune e fate i documenti da lui. Non vi preoccupate. Va bene, qui siete al sicuro con la Serenissima Repubblica di Osiris. Tutto andrà bene. Tieni, vi regalo cibo. È altro cibo. Io le ridono terra. Oh, che mostro qui c'è. Dov'è il mostro? Ah, ecco. Una cosa, signore. Salve. Ecco. Venga. Allora, ecco il costruttore arrivato. Senza che veniva. L'ha portato il nostro marinaio. Allora, loro sono i giovanotti che... Comunque mi dispiace, Gabri, per le rotte che dovevi fare, quelle là, avanti e indietro con la nave. Però, pazienza, è successo sto casino. Ah, vabbè, non ho saltato il problema prima. Vabbè. Intanto, niente. Parlate con lui per come volete la casa. Lui ha avuto già la costruzione dell'edificio della casa, signorina. Quindi penso che già abbia un'idea. Dovete solo scaricarvi la vostra roba. Vi consiglio di farlo, portarvi la nave da questo lato. Mi pare che c'è un fiume. E vi scaricate la roba. Oppure da qui si entra, non lo so, vedete. Fatevi un'idea. La lascio con loro, signor Master Tirano. Ok, qualsiasi cosa venga al comune. Signor Pan, dobbiamo parlare con te. Hai recuperato quel cannone? Sì. Perfetto. Se lei allora, poi faccia sapere se riesce a scoprire. Ah, scusami. Giusto, sto volando anche scogna sul disco. Infatti ora lo smuto qua. Niente, sto dicendo, per i cannoni, eccetera. Faccia sapere se ha delle scopre qualcosa di funzionante, eccetera, ok? Ma in realtà già guardando lì non è troppo difficile. Ah, ok, non le sembra complessa? No, ma mi sa uno non è tra i più forti che si può fare appunto perché non è molto complesso. Ah, ok, va bene. Non ho provato a sparare niente, però... Boh, va bene, intanto signor Gilberto, lei può riprendere le rotte tranquillamente. Sì, va. E mezza partita. Sì, faccia le sue rotte, intanto quando direi di andare un attimo a fare il congresso e parlare un attimo delle leggi.
E poi parliamo un attimo degli investimenti. Parlo con avviso gli altri. Per il momento non ha pagato nessuno. Non so se ha pagato qualcuno nel mettiero via. Capacità. Allora, oh, fammi fare un'idea. Io volevo vedere delle cose. Le leggi. Voglio quando la gente latita nel pagamento delle tasse. Ma hanno pagato le tasse. Ma il fatto è che alcuni avevano pagato e adesso. Boh, faccio una cosa. Gilberto, io non mi ricordo se poi l'ho ripagato di nuovo, perché con il casino non prenzo. Fammi vedere un attimo. Sì, qua l'hai aggiunto. È venuto te a pagare adesso. Ah, l'ho fatto subito, sicuro? Sì, sì, l'ho fatto anch'io subito. Però, ad esempio, pizza che era venuto non è più tornata a ripagare. Banale. Vai, dimmi. Serve un favore. Mi dica. Mi leggi cosa c'è scritto in questo libro? Potenza, capacità, protezione. Capacità, non opacità. Capacità. Io ho il mouse storto, non leggevo la prima lettera. Capacità, e che serve capacità? Boh, che cazzo, non sta dicendo una persona sbagliata. Poi intanto andiamo alla riunione. Ah, ma Carlo non c'è. Vabbè, scegliamo solo noi. Addio Carlo. Ok. Che cazzo? Hai sentito? Che cosa? Quella botta. Mamma mia. Torno subito. Ma più che altro volevo sapere alla fine cosa hai fatto tu, perché con il casino che è successo mi sono perso anche la tua parte. Hai visto cosa è meglio per leggere la mappa? Avete visto, no? Boh, raga, tanto dobbiamo fare solo due sessioni, le leggi proposte e degli investimenti. Penso che parliamo tutto adesso, così togliamo questa roba. E niente, siate felici che inizia la nuova era, è un nuovo evento. Nuova storia delle RP, l'invasione barbarica. Il primo vassallaggio e i primi regni. Venerdì inizia tutto. Contenti? Sì. Tranne per la roba di prima. Lo so, nemmeno io lì. Cosa? No, no, sta arrivando pizza. No, stavo pensando io. Stavo un attimo riflettendo. Comunque vabbè, no, intanto il tiro multiplo per la palestra. Allora, io ho tre punti, tre cose che secondo me sono importanti. Avevo pensato delle leggi nuove, visto con le cose nuove che metteremo. Serve una legge sulle armi da fuoco. Serve una legge sui trasporti di possesso e tassa per la nave. E la legge sul prezzo del prodotto quando ci saranno le fabbriche. Quando c'è una fabbrica che produce automaticamente. Allora, sarebbe figo mettere, come nella realtà, il porto d'armi. Uno deve passare a farsi il porto d'armi per avere le armi da fuoco. Ok, quindi andiamo a scrivere. E ovviamente si paga il porto d'armi. E si deve rinnovare. Allora, l'utilizzo delle armi da fuoco
Ma dobbiamo specificare perché ci sono anche i cannoni e mitragliatrici, quelle è ovvio che devono essere a scopo solo militare. Armi da fuoco, No, l'utilizzo, ma in generale l'utilizzo delle armi da fuoco sì, ma non è che deve viene tu, per esempio, viene il contadino. Oh, guarda, ho comprato il cannone per sparare. essere. Vabbè, ovvio, no, ma vabbè, può Quindi lo arrivare a portarmi, può avere specifico. una pistola. L'utilizzo Ma delle devi armi avere da portadarmi. fuoco Può essere utilizzato aspetta, di solo. grande taglia o piccola sono vietate per i civili, ok? Ma puoi Questa è fare bellissima. richiesta Ma te ne guardate di un porto È d'armi carina quest'arma. personale, no, porto d'armi per utilizzo personale di armi leggere. Esempio, pistola. Dobbiamo pensare a un posto del porto d'armi. È questo, poi ci arriviamo. Mica abbiamo scritto altra roba sulle armi da fuoco, eh? No, No, trasporti, credo che sia questa. solo questo. Questa è la prima legge che abbiamo emanato. Quindi, ok. Quindi questo metodo della legge è a favore? Ok, sì? Io sì? Vabbè, inutile che dici sì no, perché tanto siamo 3 contro 1, anche se dici no. Quindi dobbiamo fare la porto d'armi. Scendiamo un attimo sta roba, per gentilmente. Ha pagato le tasse durante la riunione. Bellissimo. E Infatti. lui è la persona migliore qui. Allora, ci sono delle Ok. armi. Poi, cosa abbiamo detto? Per il porto d'armi, d'armi ha un costo. Quanto deve essere il costo? Proposta e poi vediamo. 30. 40 anche. Secondo me è anche alto. Tanto devi avere, tanto Ah, non fra, vedi fidati che più. le armi costano troppo. Cioè, solo i proiettili sono veramente costosi. Allora, quindi proponete 30? Sì, secondo me. Poi devi rinnovarlo in corso sessioni. No, ogni Oh, tot. sei pazzo, tu vuoi metterci più lavoro, ma tu sei pazzo, dai, basta. No, ogni tot sessioni bisogna rinnovarlo. Ma che cazzo dici? Dopo No, un no, è E un cazzo. basta mettere Ma un tipo. anno è qui, che vuol dire? Due giorni. Per il porto d'armi ha un costo di 30 monete di rame. Non, sta roba comunque non credo sia fattibile farlo, perché starci dietro con la testa è un po' una Dici? pazzia. Eh sì, porca puttana. Ci penso dal maiolo. Basta scrivergli Un nel armaiolo, eh? Il documento. porto d'armi è comune. Ah, ma Basta comunque, lasciargli un tesoriere, mi sono foglio. dimenticato di dire una cosa. Vedi che ora le religioni non hanno più i bonus, eccetera, eccetera. Abbiamo tot Ah sì, perché la gente non... lo so, Ah, ok, la ok. gente non ci può più stare dietro. Quindi se qualcuno dice no, pago 10 monete di rame, ci dice no, 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 non funziona più così. La religione è diventata più teorica di RP, ecco. Vabbè, comunque... No, vabbè, l'ho detto perché sennò ci dimenticano. Ok, o glielo fai fare all'armaiolo o lo faccio io e lo inserisco in. Cosa? Armaiolo non c'entra un cazzo, scusa. Ma cosa? In realtà Sempre il il porto Dai, d'armi l'armaiolo lo sicuramente fa non lo fai in l'armaiolo. aereo. Allora Teoricamente immagino il porto faccia d'armi lo lui. fai in aereo. Allora, l'armaiolo fa il porto d'armi e magari facciamo che una parte lo deve assegnare al comune, ai soldi. Ah, ok. Pensavo fosse una roba completamente del Per il comune. porto d'armi ha un costo di 30 monete di rame. 15 vanno al comune. Aspetta, con calma, aspetta, ti porto un'arma. Per avere il porto d'armi, devi andare dall'armaiolo, fare la prova di sparo, così magari anche carina per fare le DP. Fai la prova di sparo e di queste 30 monete di rame, 15 vanno al comune come tassa. Però secondo me vabbè, gli fa sparare pochi colpi, magari 5. Ok. Però sono Eh costosissimi. sì, no, quello più che altro, per ora costano un po'. Allora niente prova, se No, sono vabbè, la fa la d'accordo. prova, la fa. E poi, in questo caso, dobbiamo scrivere un'altra legge, secondo me ha senso, che l'armaiolo, ok? L'armaiolo, dopo aver accettato che la persona è idonea a ricevere il porto d'armi, deve compilare. Porco Dio, senz'altro, compilare un libro con la penna, lo scrivo perché così capisce. Libro con la penna. Riceve il portatore, deve compilare un libro con la penna firmato da lui che conferma L'idoneità. l'idoneità. Ok,
non sapevo come scriverla, non volevo essere ripetitivo. Ah, perfetto. Quindi vanno bene queste tre nuove leggi? Leo. Sì, anche perché ho saputo che mentre non c'ero un civile è stato trovato con un'arma da fuoco, cioè ci vuole più sicurezza nella città. Chi è che è stato trovato con un'arma da fuoco? Chi può essere secondo te? Vediamo se indovini. Daniel. Bravo. Come hai fatto a andare? Sì. Ma credo che Daniel ce la sia fatta da sola, perché poi non l'ha fatto. Pensa anche a eventuali... No, Panza l'ha venduto, ha confermato Panza. Pensa anche a eventuali... a eventuale... multe? In caso di... Ok, hai anche... Esatto. Sanzioni... Anche per i poliziotti che non lavorano bene. Sanzioni, aspetta. Che non fanno il loro lavoro. Sanzioni. Non lo fanno mai. Sanzioni. Sanzioni per chi per mancato possesso di porto d'arme. Per mancato di possesso di porto d'arme con arma da fuoco. Vabbè, non c'è bisogno di scrivere questo. Possesso di porto d'arme. Sanzioni per mancato possesso di... ovviamente io direi multa più carcere. Carcere non credo. Multa. Carcere se viene usata. Sì, appunto, sanzioni mancato. Vabbè. Solo per possesso, multa di 40 monete di rame. E 40, la licenza costa 30, metti. Esatto, 50 minimo. No, metti uno stack. Ok, 64. Uno che spara 40, l'altro 100.000. Allora, 64 di rame. Invece... Spara 64 più prigione. Sparo 64... più... Per me ci stava anche 100. Ma no, dai. Più prigione e... Per due sessioni non puoi ricevere il porto d'armi. Perché secondo me ha più senso così, oltre al carcere. Sì, ok. Vabbè, a posto. È una cosa l'abbiamo fatta. Le leggi sulle armi da fuoco fatte. Ora passiamo un attimo sui spot di possesso. Allora, essendo che alcuni sicuramente, che è ricco, può farsi un suo mercantile, è anche giusto. Chi si fa il mercantile ovviamente su cazzi sua, ma per stare al porto, di qualsiasi porto della nostra città, comunque deve pagare una tassa, secondo il mio punto di vista. Quindi, io direi, la regola è semplice, la legge. Puoi possedere una nave mercantile, quindi vuol dire la OAC, lo scrivo in parentesi. No, come si chiama? La COG, scusami. COG. Nave. Una nave, puoi passare una nave mercantile, cog nave, ho messo in parentesi così uno capisce. Una nave mercantile a spese 2 per l'acquisto. Invece, per tenerla al molo di qualsiasi città appartenente al nostro regno, ha un costo di 10 monete di rame a sessione. Ok, come il cavallo. Sì, come i cavalli, ovviamente. È buono per noi perché così abbiamo più entrate oltre quella. Perfetto. Poi chi trasferisce per aprire una propria attività in quel villaggio. Chi trasferisce Black Widow ha una propria attività. Ah, ok, qua abbiamo fatto 300 sconto sul terreno, giusto. Lo sconto attualmente è ancora attivo. Poi penso per le navi solo questo c'è da aggiungere, perché tanto leggi sulle navi già ci sono. L'ultima è il prezzo del prodotto con le fabbriche. Allora, essendo che nelle fabbriche abbiamo visto un po' di progetti, è il signor Felipe. Ecco cosa non abbiamo fatto. Vabbè, lascia stare. Vabbè, lasciamo stare, dai. Ormai hanno rovinato tutto, cioè abbiamo dovuto tornare indietro. Ma non c'è. Letteralmente di 40 minuti il server è tornato indietro. Allora, legge. Non so se arriva. Aveva detto che veniva, ma non è venuto più. Allora, legge proposta, prezzo del prodotto con le fabbriche. Allora, io sinceramente direi che chi magari ha le fabbriche deve essere un po' più rispettoso con i prezzi. Nel senso che comunque, se prima prenderlo a mano costa un tot, direi un po' di scenderlo. Almeno una percentuale. Dipende anche come va il mercato, vale. Appunto, non è che le mie robe quindi... le venderò a tutti. Ah, è vero, forse è meglio per ora lasciare un attimo sì. Fermo. Perché se no fare fabbrica. Sì, tanto non ci sono ancora fabbriche, quindi. Io per le tartarughe. Signor Doge, vado a fare il trasporto. Aspetta, finiamo di parlare. Bene.
Ho fatto un casino. Dio santo. Meno male che me la ricordo a memoria. Allora. Sento tipo qualcuno parlare. Sì, anch'io, tipo Carlo. È la voce di Carlo questa. Sì. Che non sta venendo la riunione. Ok, quest'era, quindi è posto sistemato. Avete pazienza, avevo fatto un piccolo problema. Boh, niente, per un attimo prima di andare oltre. Vabbè, se vuoi le... Ci sono anche gli investimenti pubblici. Allora, Luci, questa è qua Luci Osiris, cartella di stato delle Osiris. Vabbè, era ovvio che dobbiamo farle, dobbiamo un po' sistemare questa roba. E ho parlato già con la signorina Ciobecca, sì. Hai detto tutto tu, non mi hai lasciato dire niente. La fabbrica, perché già erano scritte. La fabbrica, vabbè, sono cose che non ci interessano il comune adesso. Le proposte, avevo proposto, è stato proposto dai cittadini del Blackwater di fare cartelli stradali, luci e stazione sceriffo. Cosa ne pensate? Di sistemare anche... Sarà già lo sceriffo? Eh sì, c'è un poliziotto non lì. Non deve essere troppo grande, secondo me. Sì, già non sarà grande. Già avevamo parlato delle misure. Abbiamo detto che non fa una cosa piccola. Quindi confermiamo? Aiutiamo questo villaggio a crescere? No, perché dobbiamo aiutarlo. Poi ci è arrivata un'altra notizia. Con le fabbriche abbiamo fatto un accordo. Ah no, questo sempre dopo facciamo, giusto? Questo qua è un accordo dopo parlare. Lo facciamo farlo oggi, sì, non so se lo facciamo oggi a parlare di questo. Ma penso di sì, sono le 10:30. Niente, possiamo andare, ragazzi. Riunione è finita. Se in caso ci vediamo per la riunione, è semplicemente per le fabbriche e per l'energia elettrica. Va bene? Che non sapete cos'è, lo so, ma poi. Andiamo, Gilberto, vengo anche io. Io devo andare a Blackwater, devo andare a riscattare le tasse, signor Gilbert. Ah, ok. Eh sì, dobbiamo riscattare lì le tasse. Aspetta, intanto che prepari la nave, subito arrivo. Avete scaricato tutto? Che è sta roba? Avete scaricato tutto quindi? Ah, devo cancellarvi questa roba, avete anche ragione. Oh, aspetta, aspetta. Vai, buttate, buttate. No, dico, avete scaricato tutto? Ma uno lasciatelo che ti serve per trasportarti le cose poi. O me le date tutti, vero? Lo prendo come anzi. Sono finiti? Sì. Avete trasportato tutte le casse, tutto ok? Sì. Ok, tiranno, devi pagare le tasse? Sì. 25 più la casa 35. Devo andare a riscattare le tasse dell'altro. Boh, niente, comunque... Poi, quando per la città è stato confermato, ho parlato con il comune. Ti do una buona notizia, verrà fatta la stazione di polizia, le luci e le cartelle stradali, va bene? Va bene. Quando ha finito con loro, poi a tempo facciamo questi lavori. Intanto vado dal suo amico dall'altro villaggio. Buon lavoro, signorina, che qui pensa che ne avete tanto. Cosa? Andiamo a parlare? Cosa? Di misura e tutto. Ma di che misura? Ah, aspetta, aspetta tra poco, aspetta. Intanto vedete le misure, eccetera. Inizia a costruire, tranquillo, se volete costruire. Scusate il ritardo, ho riscattato le tasse. Dove cazzo l'ho preso questo? Vabbè, me lo tengo. Va bene, signor Panzer, che lei è marinaio, quindi non paga il viaggio. Chi è che sta pagando il viaggio? Nessuno. Appunto, siamo tutto lo pubblico. Infatti. Allora. Perché altro adesso andiamo a parlare, a riscuotere le tasse dall'altro lato. Ma il signor Rakan era qua da noi. Com'è se era da qua da noi? Sì, era arrivato con la tua marchettina del cazzo.
ragazzi, sono. Pizza, del... Pochissime, porca puttana. Cioè, ho visto le casse del, dei due re. Veramente sono dei re. Sono venuto, hanno atterrato 40 casse. Salve. Non so se hai visto. Hai visto la loro zona? Ha portato 40 casse. Hanno 40 casse di cosa? Sì. Bellissimo. È un mio problema o... Non capito niente, il contadino di Blackwater. Ah sì, toro. Beh, io sono una pesci e ci sono una piccola medusa, lo sai. Basta dopo, mi sta merda. È bello, la nave è l'unica cosa utile, è questa, che buttare la roba nel mare, nessuno se ne accorge. Basta, beh, la conserviamo per i signori. Basta, signori. Mi ammazzo, basta. Oh. Mi hanno detto c'era un posto libero, ma sono proposta di Madonna per poter mandare. Amica, stai parlando in Rakan? Sì. Dici che lo sto tippando. Ah, ti sta tippando. Berlusconi. Lei è una persona magica. Ah, già stava lavorando, ok. Tu non devi farlo venire un poliziotto che deve stare qua. Gli ho detto non devo di qua. Prendo, gli ho detto. Ma dove sta? Eccolo, sta qua. Oh, mi devi pagare le tasse. 25, 35, 40, 50 monete. Basta bene. A me. Io no, passa a me che serve, devo fare investimenti per la poesia che sta senza cibo. Quindi intanto dammi i soldi, che così posso shoppare. Ho 64 più 11. Come 64 più 11? Ma dove li ho presi? Di pila, non di brava debilità. Ah, ma tu non... Ah no, voi non avete cibo, loro ce l'hanno. 50. 5-0. Dove cazzo sta le multiplate? È strano questa cosa. Meno 40, 10 praticamente. Ah, lui è il poliziotto. Dopo devi scrivere sul poliziotto che ha preso lo stipendio e mi ha pagato le tasse. Come sono le case popolari? Vi piacciono? Ma smetti di darmi i soldi buggati, mannaggia la miseria. Vabbè, ah comunque. Ma voi avete cibo, giusto? O vi serve cibo? Io non ho mai preso il cibo della cassa. Ah. Vabbè, ma ben, vabbè, c'era, per ora c'è. Ah, signor Raka, poverino, avete fatto venire lì giù a piedi. Se dovete chiamarlo, dovete venire a prendere la nave. È da noi? Deve venire così. Deve venire da noi? Ah, ok. No. Quello poverino, è già stato tutto il tempo. Ah, comunque non so se avete visto le nuove leggi, signor. Dov'è il signor Ben? Ma quello sparisce. Signor Ben, comunque sono uscite le leggi sul riporto d'armi. Anche i poliziotti devono fare il portadammi per avere le armi. Per fermarlo serve una donna come te che lo faccia ragionare. Non riesco a fargli cambiare idea. Oh, Panzer, Asdrubale. Asdrubale.
Asdrubale. Tu sei l'armaiolo, vero? Sì, dicomi. Devi far fare il porto d'armi alla gente. Per usare il porto d'armi, ti spiego come devi fare. L'armaiolo, dopo aver accettato che la persona è idonea a ricevere il porto d'armi, deve compilare un libro con la penna firmato da lui che conferma l'idoneità. Quindi tu vai col libro, scrivi che è idoneo quella persona e lo firmi, così quella persona non può modificarlo. E nessuno può... E in più... E in più... Portala al comune, io lo metto dentro nella cassa documenti della persona. Eh no, il porto d'armi non dovrebbe averlo addosso. In effetti ha ragione. Vabbè, non fa niente, ma lei deve pagare il municipio controllo. Vabbè, comunque per il porto d'armi è un costo di 30 monete di rame per poter avere il porto. Quindi ti pagano 30 monete. Più tu fai. Fiamma. Sì, tu fai. No, solo il porto d'armi. Tu fai fare la prova di sparo se vuoi. Ok, però dico l'arma a parte. Sì, l'arma è esterna. Sì, l'arma è esterna. E niente, di questa parte di soldi che tu guadagni è una parte che devi dare a noi. Però il problema è questa, Gilberto. Ma sono del porto d'armi? Sì. Il problema è questo, Gilberto. Lui deve comprare anche libri per scrivere alle persone. E ne possiamo fornire un paio. Il porto d'armi vengono tutti forniti, non è che devo andare a comprare. Appunto. Infatti. Quindi? Chi lo porta? Il cliente? Lo Stato o tu? Scusami, ma se facciamo una cosa, diciamo, ti parlo fuori, ok? Ti parlo fuori da qua. Se sul libro il vostro municipio mettete solamente il nome, e magari poi io ti scrivo su Discord, magari che effettivamente l'ho fatto e io ho visto tutto. No, è buono che ci sia uno firmato. È meglio firmato. Perché è giusto, il tizio deve tenerselo e esibirmelo quando gli vado in giro. Sì, che lo puoi firmare. Sì, ma lo puoi anche prendere e poi cambiare. No, se lo firmi no. No, se lo firmi non si può cambiare più. E firmano a te. Vabbè, comunque i libri chi li deve fornire allora? O il cliente o lo Stato. Sì, ma non ho capito, i marinai non vogliono armi, cioè qua ragazzi non... Devono fare il porto d'armi, se non fai il porto d'armi tutti lo devono fare adesso. Al momento non mi interessa. Anche io lo devo venire a fare, infatti sto venendo. Andiamo, così prova a stare. Sono il primo a farlo, no? E Carlo? Ben, vieni con noi o rimani qui? Portate anche... Quindi allora mi chiedono dalla regia, porto d'armi per qualsiasi arma. Le armi. Ciao. Aspetta, anche vuole venire anche lui. Ma ha detto che non veniva. Ha detto che non voleva venire. Rakan, vuoi venire? Sta salutando, vedi. Sta salutando. Rakan, ricorda di fare il porto d'armi. Allora, no, non puoi usare tutte, scogna. Il civile. Solo le armi leggere. Invece se lo fa un poliziotto eccetera, può usare anche i cannoni. Le armi proprio da guerra. Anche i marinai lo devono fare, sennò il Giliberto non potrebbe guidare una nave con i cannoni. Sì, ma quali sono quelle leggere? Cioè alla fine sono quasi tutte leggere. No, i cannoni delle navi sono leggere? Sto scherzando. No. I cannoni... Che cazzo? Beh, uno ti fa il porto d'armi per usare i cannoni delle navi. Doge, porca puttana. Ma penso che esista una cosa. No, solo per le armi leggere, sì. Ma le armi leggere, anche la mitraglietta è un'arma leggera. Ma le armi quelle intendiamo, infatti. Ma mi devi fare la lista. E invece i cannoni per esempio delle navi, cannoni da guerra, mitraglioni giganti, tutte quelle là della... Vabbè, te lo faccio così capisci. La Great Big Cannon. E la roba del... E le cose dei cannoni delle navi non possono i civili. Solo i militari a prescindere. Ok. Il militare lo deve fare comunque il porto d'armi per usare queste. Però arma pesante, anche il bazooka è un'arma pesante. Ma l'arma... Il bazooka lo devi mettere però in categoria arma leggera. Ho capito, ok. Ma io ti ho fatto la domanda appunto perché di base il bazooka non è un'arma leggera. Vai in quella categoria. Tutte quelle armi, ho capito. Di quella mod sono quelle leggere.
La Create Big Cannon e quelle delle navi sono cannoni pesanti, quindi in teoria comunque noi dobbiamo fare le porte d'armi a prescindere, anche se siamo poliziotti, ok? Lo sappiamo bene, è un poliziotto, lo deve fare a prescindere. Solo che lui, essendo un poliziotto, il suo porto d'armi fa tutte e due cose, può usare sia armi pesanti che armi leggere. Un civile non può usare un cannone. Eh sì, anche tu devi. Va bene che aspetto tutta l'armonia. Poi tanto prepara anche delle munizioni che dobbiamo sparare. Ma vedi che avremo due navi comunque, ragazzi, sappiatelo, eh? Capito? Avremo due navi a breve, perché una ce la regala la scogna. Fai anche le munizioni che dobbiamo sparare, eh. Ragazzi, venite con calma, facciamo le cose. Ah, fai fare prima a loro, dai. Aspetta, ma prima dobbiamo prendere i libri. Porto d'armi per qualsiasi arma. Ok, vabbè, tu che sei privato dipende da tante. Ma che sta costruendo per adesso? Che cos'è questa, casa vostra? Ma non era giapponese? Non era giapponese? Vabbè, niente, lascia stare. Lascia stare. Allora, signor, lei sta facendo qualcosa? Io? No. Allora vieni con me. Allora vieni con me, dobbiamo parlare un attimo di alcune cose. La signorina penso che ci pensa lei alla casa. Volevo parlare un attimo del fatto di ingegneria lì, eccetera. E poi un'altra cosa che vogliamo parlare. Delle navi, lei ha due navi. Quella, la piccola, potrebbe tenersela per, visto che su Osiris c'è una legge sulle navi. Quelle mercantili le puoi usare per uso personale, però è una tassa di 10 monete di rame per usarla, ok? Quella da guerra, la galea, che ne dice se la, ce la compriamo noi? Vi diamo i soldi, in caso. E in più, un'altra cosa da aggiungere, è che noi volevamo produrre le prime fabbriche, ma non sappiamo come farle muovere automaticamente. Guarda, le faccio vedere un progetto. Guarda, non so come funziona, non abbiamo ancora capito perfettamente questo. Purtroppo gli ingegneri arabi non ci sono. Se lei viene qui... Ah, entra e poi aprimi per favore. Ok. Vedi qui? Questo immagino che sia un'energia. Perché è così lento? Come funziona? Poca energia, cosa intende? Che lei sta morendo di fame. Cosa? Immagina che lei sta morendo di fame. Ok. Mangia un pizzico di butter. Ok. Non è che ha riacquistato più energia. È ancora stanco. Cioè è ancora tanto affamato. Sì. Una cosa simile. Questa è una fonte piccola di energia per far andare veloce, posso far andare veloce anche un piccolo macchinario. Ah, ora ho capito. Beh, quando vengono gli ingegneri effettivamente potreste fare questa roba. Ci penserà tutto. Ah, intanto venghi. Io c'ho un lavoro per sua moglie. Appena vi siete sistemati, dovete farmi un'azienda automatica di tartarughe. Oh, grazie. Per mia moglie. Ok. Va bene, quando siete pronti e liberi mi fate sapere. Va bene? Già le dico cosa vorrei... Come vorrei aiutare questa città. Cosa, mi dica? Beh, io non è che sono bravo a fare molte cose, cioè non so queste cose o... Sì. Do una mano. Non è che sono così bravo. Io sono più bravo a andare a uccidere mostri, così qua. Ah, quindi poi sua moglie ci aiuterà a sviluppare la città. È questa cosa chiamata energia, che produce energia. Esatto. Che servono per far funzionare i macchinari. Ok, perfetto, perfetto. Io se serve posso quasi cose che vengono che li hanno. Oh,
non vedo, non so se avete tanti cacciatori o altro. Ne abbiamo pochissimi in realtà. In realtà da oggi ne abbiamo uno praticamente, visto la situazione di prima. Prima erano due, ora sono è uno. Io mi potrei proporti. Perfetto. Come un... A noi va benissimo. Ciao signor Felipe. Signor Felipe, oh, lei ti piacerebbe avere tanto ferro infinito? Che produce tanto ferro? Dove devo firmare? Ecco, praticamente sua moglie, stavamo parlando e conoscendo, sua moglie è brava in ingegneria e ci hanno spiegato, ti ricordi che qui i Fabbri Arabi hanno un macchinario che sono riusciti a attivare? Quella merda qua sotto. Sì, praticamente lui ci ha spiegato come farla andare più velocemente e ci ha spiegato che possiamo produrre delle fabbriche enormi. Allora, una cosa stavo pensando, essendo che è costosissimo produrre energia, lo Stato lo fa e potremmo effettivamente, chi costruisce le fabbriche, che ne avevamo già parlato di fabbriche più o meno, tipo mia moglie sarà la prima a avere una fabbrica, solo che la loro tecnologia è molto più potente di quella che avrà mia moglie, serve l'energia elettrica, questa cosa chiamata energia elettrica, energia. E il comune se ne occuperà lui di produrre energia. Però voi avete una tassa un po' più alta rispetto ai negozi normali per far funzionare fabbriche. Va bene. Quindi quando sua moglie ha appena sistemato alcune cose, ti aiuterà con questo lavoro. Penso quando andiamo a dormire ci svegliamo tra 5 giorni. Sì, sì. Mm. Domani. Venga, venga, tagliela la sua moglie. Allora, io, ciao. Guardi, guardi. Fammi vedere. Porto d'armi di Panzer. Non so quanto è pericoloso. Porto d'armi con questo certificato che Gabri è idoneo all'utilizzo delle armi da fuoco. La devo fare anche io. Ma i libri già ci sono? No, gliel'ho portato io, l'ho comprato. Ora il comune ti fornisce i documenti. Ti ricordi la tassa 15, ok? Ma mi vado a prendere 10 punti. No, tu cazzi tua. Cosa? No, vuoi darmi cagare? Cosa? Devo fare poi io un posto d'armi per le mie armi? Effettivamente sì. Se vuole iniziare, intanto se abbiate pazienza mettetevi in fila o prendetevi un caffè. Io vado un attimo a fornire libri all'azienda. Anzi, inizialo a farglielo fare. Sarà questo messaggio. Domani alle 9 inizierò a lavorare. Allora, tanto ho preso 4 libri. Vai. Vabbè, ci guadagniamo 5 monete per ogni libro. Vai che siamo male. Però salve. Che sta a fare? Che sta a fare? Non sei d'accordo? Ciò che non posso dire non è fondamentale. Anche se viviamo in una tenuta e non ci manca nulla, se non abbiamo chi ci ama e si prende cura di noi, qualcuno su cui contare, nulla ha importanza. Stai cercando di dire qualcosa? Non ti scusi. Ah, ha chiesto lui. Ok. Allora, io c'ho i libri per te, ne ho presi questo. Poi dopo ne vado a prendere altri. Quanto ti ha fatto? Ok. Tre di fuori mi sono rimasto. Il porto d'armi. Come con ragazzi. Vado a prendere i miei soldi. Sono del comune, non mi devo dimenticare. Buonasera, Nasire, come stai? Bene, ti ringrazio. Oh, aspetta,
Ciao ragazzi. Posso iniziare io? Okay. Hai già fatto. Signor Panther, adesso che avevo un portadarmi. Ma adesso che ma come me lo dai così? Ma lei è corrotto. No, perché lei è il doggio, che mi devo fare per tutta la scena doggio. Tieni, 15 monete. 15 me le tengo per lo stato direttamente. Sì, dimmi. Senta, signor Panzer, ma adesso col portadarmi quanto costa un'arma? Uguale, quanto costa? 30? E 30. Vabbè, l'invito non si può dire. Vabbè, c'hai tante frecce, ma non fammi. È il momento di fare affari, visto che ho finito la parte più importante. Abbiamo l'ultima cosa che abbiamo da fare, se non mi sbaglio, è l'ultima riunione. Bene, gelette, questo lo possiamo anche aspettare. Poi abbiamo le proposte di investimenti pubblici. Dobbiamo fare sia la legge dell'energia elettrica, sia la legge per le cose. Intanto faccio una bella cosa, una bella magia. Iniziamo da qui. Cazzo, questo me li tengo. Non mi serve un cazzo. Questo me le tengo. Non serve un cazzo. Possiamo pure cancellare tutta sta roba. To, questo me lo tengo. Che me lo vendo. Vai, bello. Lo do ai vari ruoli. Queste qua sono robe importanti. Vabbè, poi il resto lo faccio prossimo notte. Dai. Mi dica, signorina, distruggi tutta sta roba. È un nuovo animato? Due, siete due? Come nuovo arrivato? Siete qua, io purtroppo da qualche parte. Che cosa me la cancella automaticamente? Non si vede. Questo almeno l'ho cancellato. Poi quando è mi sistemo io off live tutto il resto. Fuori non ne puoi sistemare il resto. Fammi portare la roba agli altri. Vabbè, l'accompagno. Oh, dai, che vuoi. Hai visto? Ti faccio... Ti restituisco la roba in base al vostro... Questa è tua, Nadia? No, guarda, non me la posso prendere. Non ho spazio, nell'inventario. Che cazzo ce l'abbiamo qua a fare? Ciao. Questo è vostro. Questo è vostro. E vi do anche questi due libri, tenete. Troppo gentile, capo. No, è stata roba sequestrata. Già ho sequestrato una roba di uno dei negozi. Poi domani fuori live. Ah, guarda che ho... Mi sistemo tutto io. Cosa? Ho tappato quella roba dei negozi. Bravo, fa il tappo, poi domani sistemo io, sì. Cancella tutte quelle robe, sono pieni di robe. Allora, sicuramente cancello quei cessi di strutture che hanno fatto lì dietro al mercato. Le altre le rivendiamo, il cartiere... No, ma più che altro le casse, le puoi togliere l'intero, che sono pieni di diamanti. Sì, l'unica cassa che sono un po' problematiche è quelle di Bebiale, ma sono poche, quindi... Ma Bebiale mica devi cancellare. Sì, vabbè, ma Bebiale anche lui è fuori da server. Perché non viene? L'ho già detto, i player non vengono più, non mi serve. Da quanto?
Minchia, ma questa è la quarta sessione? Sto comprando un revolver. Bene, ragazzi. Allora, che spara, sto facendo le prove. Polizia, fermi tutti. Dobbiamo spiegare allora, signor ammiraglio. I colpi a lei sono già caricati. I colpi, quindi, cioè, sono già caricati. Vediamo, vediamo. Oh, aspetta, aspetta. Mi metto nella sala da qua. È meglio da vedere. Oh, perfetto. Oh, che fai? Oh, ammazzi le persone. Oh, ha sparato il doge. Ma no, sono rapito. Ma in alto, si è zitto. No, se non scrivete è bello. Passa, mi può ridare il bullet in più? Perché mi aveva detto che me ne dava 30. Ma aveva detto che me ne dava 30. Non usare mai più piazza quella roba. Ok, allora fammi posare questa roba. Ecco, io vedo questo. Allora, no, niente, come non dobbiamo fare niente. Io invece ti vedo così, per skin di Darling in the Franks. Oh, si calmi, signora. Mi sembrava un po' che all'inizio morti, ma che è lei la femmina, è la donna. Io vorrei dirvi una cosa, tu stai costruendo e lo state facendo morire. Stavo cercando... Aspetta, vieni qua, vieni. Ecco, così almeno costruisci in senza pace. Ma mi sa che costruisci qua fino a 20 anni. Poverino. Ah, per quanto riguarda il suolo, gli devo comunicare tutto. Non ho capito, ma vabbè. Per quanto riguarda il suolo, ok? Devo comunicare quanto è grosso e tutto. Perché... Sai cosa è grosso? Ma che sta facendo? Comunque io ho bisogno di forze di casse. Allora le casse le compri dal fabbro, vieni. Ah, ma non ci sono i fabbri, giusto? Te le devi comprare venerdì? Comunque domani? Mai... Cioè la prossima volta? Venerdì, non domani. Domani sai io dove sono? Madonna, non voglio andare, non voglio andare, non ci vado. Malattia. Malattia subito. Oh, vabbè, ci vado, il primo giorno ci devo andare subito. Il secondo giorno magari malattia. Se mi fa cagare mi metto malattia. Ha voluto provare quanto io facevo quest'arco. Ma è bellissimo, è anche incantato. Questo sarà molto forte. Ma si è presa già il porto d'armi lei? Che non serve. Ah, pensa che volevi usarmi da fuoco. Che cazzo è? Vabbè, abbiamo casse libere a casa, vero? Ok, cosa? Abbiamo casse libere a casa, perché ho l'inventario pieno, non posso prendere. Vieni, certo che c'è. Porto un attimo mia moglie a far vedere le casse come funziona. Torno su anch'io e tanto devo. Ok, vabbè. No, comunque il porto d'armi è solo per le armi da fuoco. Ok. Le usa archi e cose di vecchio stile. Sì, ciao. Oh, ma che bella sta giacchetta da... Niente, andiamo. Ti è finito però? No, è perché secondo me l'hanno ucciso e ha perso tutto. Mani in alto, questa è una rapina. Gilberto. Oh, what the fuck? Guarda la pistola, Gilberto. Ma in alto questa rapina? Ma in alto questa rapina? Oh, venga. Quali sono le nostre... Forse dobbiamo fare gli interni.
queste sono libere? E che cazzo ne so? Voglia. In casa vuota qua. Ecco, questa è mia. Avevo già messo qualcosa di mio. Metti qua. Sì, ci sono le mie canne da pesca e la mia armatura. Ti metto anche questo. Io vado un attimo a posare con me. Tieni, tu ce l'hai la chiave della cosa, no? Io l'ho messa in quella testa blu particolare. Sta dietro di te. Questa qua. Sta a sinistra. Chiudi poi. Non apri le casse aperte. Non lasci le casse aperte. Ma dove sono le chiavi? A sinistra c'è la land chest. Ciao Ben. Ho preso il porto d'armi comunque. Lo so, ho visto. Deposito a casa. Non ti ha ammazzato, però. È stato un GT, vero? Oddio mio, che cazzo è successo qui? Allora, Rakan, stipendi pagati, Rakan. Aspetta, tasse pagate, e qua hanno pagato le tasse. Ma... Rakan... Stai tirando dove cazzo sono? Sta costando la casa di Scogni. Oggi, ma Canna ti ha pagato le tasse? No, non ne è pagata. Perché ricordo che sai che ho dovuto fare backup di server. Le deve ripagare. No, mi sono fatto dare lo stipendio poi dopo. Ah sì, già ti hai fatto dare, ok. E che cazzo ne sa, ce n'è giusto un motore. Infatti stavi qui, c'è una la vecchiaia. Più che la vecchiaia è l'esaurimento. Allora, chi è che non ha pagato le tasse? Vediamo. Già un pizza. Le attività degli altri se le mette in vendita. Sarei interessato. Allora aspetta, John Pizza non ha pagato le tasse. Vabbè, loro sono nuovi, loro tre, quindi non c'è bisogno. Solito furbacchione di John Pizza, ecco Panzer mi sa. Ah no, sì, Panzer ha pagato. Aspetta, Ma posso avere lo stipendio che non l'ho preso? E come hai fatto a pagare le tasse se ne hai pagato lo stipendio? No, mi sei perché mi porti i soldi dietro di cavalli. Che mi devi dare i soldi, tra l'altro. Mi ha dato 30 cavalli. Non ero ma scusa, hai pagato le tasse? Sì, che... No, il problema è Carlo. No, è al comune. Ti sto dando i soldi dei cavalli e delle cose. Senti, ma una cosa. Yeah. Andiamo ad aprire le panni. Mi hai dato pure la serie? Sì, tutto. Su quanto ma io ti consiglio di chiudere le casse qui, L'unico che non ha pagato è pizza. Ho pagato però. Ti ricordi che si è resettato? Ha pagato durante la riunione. Ah, ok. Gilberto, ma lei che cazzo? Mi scrivi i nomi quando paghi le tasse? Che qua mancavano i nomi di tutti. Vabbè, ma mica conti pure i turi. Madonna, no, era successo un casino, ma io non mi dite nulla, non prendetela male. Ma io adesso chi va al comune i soldi. È diventato un casino. Allora non so cosa su quanto manca, non manca. Cioè mancano troppi soldi, è impossibile. Devo pagarle subito, devo pagare la prossima volta. Ma guarda che tempo c'è ancora, ci voglio. Se vuoi già acquistarle, acquistale. Ah, devi acquistare anche il terreno. Chiama al pagliaccio del tesoriere. Quanti cazzo di soldi sono spariti? Povera Stella, anche lei si è un po' intossicata. Bene, allora anch'io alzerò. E ora c'è. Salve ragazzi, salve. Oh, ma dov'è il tesoriere? Tesoriere? Dica.
Lui deve pagare, deve prendere licenze, deve pagare il terreno che ha acquistato. Sta aspettando una vita. Intanto devi scrivere il nuovo documento loro, trova uno spazio libero. Non mi dice niente, io che ne so, mica. Qui c'è lo spazio libero, vedi? Qua, guarda, vicino ai miei documenti. Ah, a proposito. Non ho capito perché avete messo le casse così se tanto le lasciate aperte. Perché tanto sono documenti, che cazzo rubi i documenti? Che te ne fanno? Che cazzo avete, potevate lasciare quelle normali? No, perché comunque è meglio. No, la bella lasciate lui aperte, perché lui solitamente fa pagare e poi chiude tutte. Lui sta qua il tesoro, non è che va via. Solo che oggi è successo tutto sto casino. Perché boh, il ritardo mentale. Ma sto resettando tutti i documenti un attimo. Anche questo. Anche questo. Ma dove l'ha messo? Ma perché è proprio qui al centro? Lo spacciatore. Senta, posso decidere io dove mettere le persone? Vabbè, 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 no, no, no. Qua bisogna toglierlo. Questo si lo cancella. L'avevo già cancellato, però. No, che cazzo spacca? Allora, cosa vuole fare lei, signor Bull? Allora, prima cacciatore. Sesso. Licenza. Ah no, aspetta, aspetta, signor Scogna, lo chiamiamo così, ormai ti chiami qua dentro così, Scogna. Lei, il documento, per conquistare due licenze deve aumentare anche il ceto. Quindi lei vuole già diventare cittadino del villaggio? Ok, deve pagare 100 monete anche solo per il ceto. Allora mi paghi 100 monete? Lo scrivo un attimo, così già so che l'ho fatto. Tanto ve lo dico poi... Ma stanno scammando. Okay. Chissà. Allora, ah, ok. Allora mi devi pagare. Allora adesso allora facciamo tutto. Allora lì l'IMU, l'IRPE, l'IVA. Allora, il cacciatore sono 5. per la prima linea. Sia zitto! Imposte. Devi stare zitto! Ma stiamo controllando. Devi stare zitto. Non mi dici cosa fare. Devi stare zitto. Fuori dal mio ufficio, fuori dal mio ufficio. No. Fuori dal mio ufficio. Vediamo se lo capisce così. Oh, io ce l'ho più grande. Fuori dal mio ufficio, signor Pizza, mi guardi. Signor Pizza, mi guardi? Te la troppo fuori lungo. Dal mio ufficio. Ma ah, volete che fucile ho io in mano? Fuori dal mio ufficio. Oh, non il no, il pisello non si usa. Mai. Aspetta, no. Aspetta. No, no, non mi dissocio, mi giro. Un attimo le casse. Quindi allora terreno più casa. Quanto è grande? Se non mi sbaglio è per 23. 3 per 23. Quindi sono 23, 23, 60. No, 46. 46 per 2. 92. 92 gatti. La domanda oggi, ma posso mandare io in esplorazione? Chi? No, 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 per favore, non è esplorata ancora. Quindi... Dobbiamo mettere le mod che carica la roba, per favore. La licenza del cacciatore, l'attività del cacciatore. Quindi terreno più attività. Quanto vuoi fare l'attività? Ma che stai facendo lei? Sto parlando vedi con la moglie del re, che non so chi sia. Mi ha detto che mi può fare la farina lei di tartarughe. Eh sì, lo so. Ci avevamo parlato, avevamo già accordato. Ma anche se c'è l'altro ingegnere, perché lei sembra più esperta rispetto all'altro. Allora ci sono un sacco di cose. Dopo me le scrivo. Devo posare il mio porto. Allo? Cosa? Non lo so, non ho detto niente.
andare a letto. Tranquilla, Nati. O me la giornata è già messa tanto a segno. No, io non so. No, è che io sarò l'unico giorno, era una rombrucazza, nessuno. Porca madonna. Sette metri di vita, braccio allungabile, ma questo è un maggiore di diamante, aveva. Quanto hai speso il pasta a merda, scusa? Mio ferro. Ma tutti la mia cassa? Fa pochi proiettili, tanto mi sento. Quale quali tipi di colpi ci sono? Pistol, shot, knife, rifle, SS, sono solo questi. E c'è un suo rifle nominatore. Pistol magari. Ma non ce ne sono altri tipi. Il chest. Io basta il metodo. No, oh cazzo. Oh dai, ci siamo. Porca troia, qua. Aia. Sono un ninja, mi chiamano ninja. Oddio! Chi ha sparato? Baby, si fermi, si pizza, si fermi. No, non è vero. Fammi vedere il porto d'armi. Ma io sono armaiolo, non mi serve il porto d'armi. Ah, giusto. Cazzo. Sì, ma io aspetto altre persone che vengono a fare il porto d'armi. La merda di me. Oh, capi quanta gente lo deve fare ancora? Tutti. Praticamente. Ma sto pagliaccio non vende casse, vero? Ma che se una cosa la fa mettere casse? Ma io ho detto di mettere casse, non ha finché fatto. Mannaggia miseria, è proprio scemo. Raga, comunque venerdì ci sono tante aste, ve lo dico. Oltre l'aggiunta di nuovi, tantissimi ruoli nuovi. Wow, quante cose. Aspetta, me le devo scrivere che sono uscito tutte cose. Allora. Ma nelle case vecchie? Allora, sistemare foglio player. Ruoli player. Anzi, metto lo scudo, metto lo scudo. Ah sì, lo sapeva che per fuori, no? Perché avete il pisellone? Oh vabbè, ho scritto così, come me lo ricordo. Vai. Ormai devo sistemare un sacco di cose. Bro, cosa ne pensi? Della figa? Di oggi, salendo un bellissimo RP lì, hai visto? Sì, se non fosse stato per quell'incidente, ma... Vabbè, ma tu pensa che mo ho dovuto fare un casino con i soldi? È successo un casino con tutto. Però... con i soldi è successo tutto un casino. Ah, vabbè, sì, hai fatto te però. Ma tu devi dire, meno male che io faccio sempre il backup, poi sono fissato. Che me lo faccio giorno ma per ma giorno. Ma devi farlo sempre, no? Proprio per questi inconvenienti qui, sempre. Ah, ma il bello, io li ho visti e te l'ho detto, ah, alla fine era vero che hanno detto ritornavano quando c'era. Ho detto, vabbè, mi fa piacere, ho detto, finalmente, almeno giocano anche loro. Ma detto, io, forse hai capito il senso, fratello, cioè il senso qual è? Boh, spiegherà, chiederà a loro. Ma è boh. Ah, il problema è la cosa che mi preoccupa è che hanno più di 20 anni queste persone. E quello è il problema. Ma forse perché si è preso cosa che tu hai preso un server a parte, queste cose così. Ma sì, ma non so se c'entra anche lui. Ma penso di sì perché non si è fatto sentire, mi fa strano.
mo abbiamo parlato con lui. Ma poi collera, ma collera di cosa, scusami? Cioè, anzi, abbiamo preso uno slot perché abbiamo bisogno di più spazio. Vabbè, fra qualsiasi cosa non giustifica quello che hanno fatto. Vabbè, sì, appunto. Qualsiasi cosa, frate, cioè veramente. Se tu c'è, noi qui comunque ci mettiamo l'anima, no, per fare sta roba. Tempo, vabbè, e ma fatica. A parte, vabbè, voi siete la maggior parte. Cioè, una parte sono player, ma immaginati che comunque chi si è fatto il culo tutti i giorni nel server. Tipo Martina, che comunque per fare quell'isola ha lavorato 7 giorni di fila per 10 ore. E poi alla fine ha dovuto abbandonare l'isola. Anche quello. Pensavo che fosse stata colpa del cannone, sincero. No, fra, ma non è che siamo scemi, eh. Abbiamo testato le cose, abbiamo provato proprio nel server. Ah, tu dici che loro hanno visto la live e si pensavano che noi magari fossimo stupidi, eh? Bravo. Diciamo, quelli penseranno che sia stato il cannone, capito? No, ma fra, io allora non hai capito. Io mentre venivo dall'alto, perché c'ho la game mode, io l'avevo subito capito. Sono venuto a cercare per vedere che cosa stanno facendo. L'ho visto proprio che accendeva. E prima che arrivava Panza e gli altri da lì. Ma da dove è partito? Fa questo incendio? Hai bruciato l'albero lì, la mia casa. Ho trovato il ponte qui. Quindi, io non penso che sia stato solo una persona. Poi boh. Vabbè, sono anche un po' stupidi. E magari lo facevi solo con una casa. Diciamo, sarà stato. Ma qua che cazzo è successo? Un inconveniente. L'abbiamo sterminati tutti, però. Ah, hai fatto bene. Fatto un piacere. E poi ho dato la lana a Mattia. Mo qua. Devo vedere un po' come sistemare tutto. Che poi ovviamente lo levo sta roba. Questo me li prendo subito i soldi. Ti do comune. Ah, non è una cosa buona. Cosa? Me lo posso prendere io sto coso qua? Cosa? Che cazzo te ne fa? Che cazzo hanno fatto qua? Scendi, guarda. Ci mandate via pizza prima qui. Cioè, per vedere questa pizza. Vabbè, quello è il mio, c'è il minatore, c'era. Sì, infatti, erano i minatori. Eh? Non finisce mai sta roba, fra. Cioè, veramente, non finisce mai. Ma quello è tutto strano, sinceramente. È quella è la cosa che non ha avuto proprio senso. Cioè, loro stavano giocando normale, tranquilli. Mai nessuno gli ha detto niente. Poi stanno preparando anche le cose. Boh, prendo. Sì, ma il fatto che non siano più entrati nel server mi ha fatto sospettare per forza loro, cioè. No, ma non è che sospettare, fino a mo' non è mai successo niente, soprattutto loro è successo. Cioè, non è che siamo scemi. Per forza di valetta. Ah, sai, ci aspetta. Ti sto tippando. Cioè, non so se hai capito quello che ha detto, no? Vabbè, ma qua. Bravo, qua basta chiudere il buco, amen. Chi ne trova quella roba, sa piglia pure, cazzo me lo fai. Fra. Posso prendere sta arma? La metto nella stazione a sto punto. Sì, prendi. Prendo tutto, dai. Cioè, alla fine, guarda, la roba c'è ancora dentro, ma nessuno ha preso niente. Cioè, non è che qualcuno è venuto qua rubata. Tu dici, vabbè, l'hanno fatto che hanno rotto i coglioni. Anche sotto la stazione poi dopo. Ah, ma anche Blaze, dico? Erano insieme, vai, fra. Erano tutti insieme, Carbo. Loro... Se si era messo d'accordo in pratica, frate. Cioè, appena sono entrati hanno fatto così. Cioè, ci hanno messo già d'accordo. Cioè, è strano, questa cosa, cioè, è troppo strano. Sì, ma mettersi d'accordo. Allora, la domanda ma è questa. Ma frate, di chi, no? Ci sono da terra. Vabbè, sì, a parte questo. Ma il senso, cioè, non è che avevamo fatto qualcosa loro, l'avevamo mai pisciato. Okay, no, ma ero anche contento, cioè nel senso comunque. Infatti quello che ho detto, infatti noi già stiamo. Vedo Salas, vedo Capo, vedo Blitz, dico vabbè. Appena siamo entrati. Appena siamo entrati nel server, abbiamo fatto un giro, non mi ricordo con chi. Ho detto. Loro se non rientrano. Ho proprio detto in live, se non rientrano non fa niente. Togliamo sto schifo qui. E i negozi li vendiamo. Che dobbiamo come abbiamo fatto l'altra volta, basta. Abbiamo detto. Quale vendita, che cazzo? Lascia stare. Non è che tu hai detto magari li ha offesi in live, hai fatto qualcosa, non ho fatto niente, bro.
Dai, te l'ho detto, ci sono anche con te perché non ti sono. Appunto, vedi, ci sto a infatti, quando l'ho visto ritornare. Cazzo, che sto cosa innanzitutto. Vabbè, basta fare così. Guarda, per dirti, no, basta che apri le casse, guarda. Guarda i diamanti quanti ne sono. Cioè, per dirti la differenza. Siete mai venuti qua a rubare? Io, no, stato fermo. Questa no, non toccare sta roba. Questa proprio no. Questa è. Vabbè, ci capite. Carlo, posso che le diamo? Che cazzo lo faccio? Cioè, veramente. Ma no, Riccardo non lo sapeva. Ah? Oh, ma Riccardo non lo sapeva che c'erano le case lì. Ma alcuni lo sapevano. C'è gente che lo sapeva, nessuno è mai toccato niente. La posso di poco di anche tu però. Nessuno ha messo. Comunque il muro l'ha messo pizza. Proprio per non far prendere questo tipo di roba. Sta qua. Tutto il resto. No, ma tutto il resto, quello che vede. Lo lascio. Mi servono tutti i diamanti. Basta, metti quei diamanti. Le vendiamo così le case. Proprio come stanno. Oh, i diamanti, metti quei diamanti. No, che diamante le idee. Sto a ma mica li prendo io, li devo. Li do al comune, semplicemente. Tra, facciamo queste armature di diamante cari poliziotti. Allora, bro, io ripeto questa cosa. Per me entrare per fare solo danni. Quando potevi anche non venire, basta, nessuno ti ha mai detto niente. Infatti. Ma mi dispiace, cioè, guarda, sono proprio giusto mo. Ma c'è anche il calciatore qua, eh? A parte sì, sì. Della loro banda. Sì, faceva parte della banda. Tu sono le cazzo? Ho fatto tutto io. Ah, ok. Ah, sto facendo adesso così mi anticipo un po' di lavoro, capito? L'unica cosa è la. Aspettati tipo, fro. Vieni qua, aspetta. Poi ritorniamo a fare il rapid, che stavamo. Questa roba la togliamo perché uccesso. Tutta quella roba. Però questa casa. Questa casa la potremmo lasciare. Questa casa è proprio un grande peccato. Ma diciamo questo vende un botto di tempo. Oh, magari la vendiamo come sta così. Poi la vendiamo come sta così. Bruciare sta la casa. No, no, la casa la mettiamo in vendita. Oh, ci puoi fare anche. Questa roba. Fra, ti puoi prendere tu la fabbrica. Già ce l'hai pronta. La fabbrica è vero, pizza, è vero, ma si può finire però. Sì, la finiamo. No, ma abbiamo già guardato sotto, vale qua tutto da buttare. Chiudere. Allora, praticamente sotto da, tutti, tutti i minieri. Non c'è proprio niente. Aspetta, ora sistemo io, vi inizio a sistemare. No, ma meglio che lo fai io, fai davvero tanta roba. No, no, vabbè, ma questa roba. No, vabbè, ma metti il cubo e amen. Cioè, che cazzo va là sotto? No, no, sì, vabbè. Ma questo cazzo è grande. Ma dai. Perché era il cane? Era il cane degli altri. Che cazzo se ne prende? Coordinate, devo andare. Aspettate, che devo. No, ma è inutile che lo fai, Carlo. Lo faccio io domani. Con la creativa ci metto due secondi. Con la creativa ci metto due secondi. Aspetta, c'ho troppa merda addosso. Vado a mettere la. Oh, ritorniamo in modalità rapida. Dai, ho fatto tutto. Guarda qua, bro. C'ho tre stack di diamanti. Puoi tippare, Dan? Vabbè sì dai, ormai sta sessione è andata a merda. Ecco la, la magia fu. La magia fu. Sta vedendo. Ma porca trascatata. Dan, sei ancora nella. Oddio, la musica ha sparato. Sì, aspetta adesso. È poliziotto, Dan, fai tu. No. Oh, sta lavorando per lui, per Felipe. Vieni, vieni Dan, parliamo di affari. Perché? C'è una spada qua? Ok. Boh, comunque dicevo. Niente, non ho peso. Aspetta che vieni con me. Tesori per il comune. Ho preso la chiave giusta. Sì, solo che stavo sbagliando chiave. Ok, questi li mettiamo dall'altro lato.
riserve nazionali, deposito cassa, abbiamo chiuso, no? Sì. Riserve nazionali. Facciamo così, riserve nazionali. To. Poco lasciamo così, come sta? Deposito libero, riserve nazionale. Buonanotte. Ho chiuso, vero? Oddio, quando ci sono le chiavi mi sembra io nella vita reale. Sì, ok, ok. Questa è no. Te l'hai fatta fare adesso, vero? No. Se ne vada. No. Vada via dalla mia vista. Vai, lei ne vada dalla mia vista. Vabbè, vada gentilmente a far culo. Se ne vada dalla mia vista. Funziona? Posso continuare se funziona questo? No, no. Tu questa persona? Vai, vai, bro. Sei sicuro? Bro, bro. Cos'è sta robaccia, dai? Ma non fa niente, no? Vuoi provare questa qua, che cosa? Andrea, chiede le spiegazioni a te. Mettila su, non fa niente. Sono ancora preso in testa. Diciamo che questi test rovinano le vostre armature. Mi fa piacere che le spiegate così. Io tanto ero potuto. Ma ci becca come oggi non è venuta? No, venerdì ha detto. Ah, no, ma... Ho controllato il porto d'armi del signor Giampizza. Quella di Nato, immagino. Hai fatto bene, fa, devi controllarla. Andava in giro con un enorme fucile. Allora, signor Gilberto, venga con me, faccio vedere tutte le cose sequestrate. Vediamo. Dobbiamo parlare di investimenti. Abbiamo sequestrato un po' di soldi, siamo diventati nuovo ricchi. Questa cosa mi fa tanto piacere. E abbiamo 3 stack di diamanti per il comune. Se li vendiamo ai fabbri ci guadagniamo un sacco di soldi. Allora, questa dovremmo rimettere in vendita questa attività. Per la seconda volta. Ma il signor Apifrizzone se n'è andato. No, è stato bannato. Ah sì? Era parte della combricola. Anche lui. Ha fatto un casino. Ah scusa, ma oggi è entrato? Tutti sono entrati. Infatti ho detto, ah che bello, sono rientrati, mo ci divertiamo. Bro, io ora ho svuotato le casse, ma tu già se apri le casse, guarda quanta roba, nessuno ha mai toccato. Tu seriamente mi stai dicendo che Apri Frizzole è stato uno di quelli che ha dato fuoco al fuoco? No, non si sa chi è stato precisamente a dare fuoco. Cioè, nel senso, l'ho visto proprio chi è stato a farlo, sulla quella casa lì. Su quella l'ho visto proprio, proprio visto. Carbo. L'ho proprio visto con i miei occhi. Vabbè, però non sai se aveva fatto qualcosa. Bro, perché non sono entrati più tutti all'improvviso? Io ho fatto il backup dei server. Perché è entrato solo una persona e gli altri non sono entrati? Dai, non ci prendiamo per il culo. Cioè, non è che siamo nati ieri, eh. Comunque niente, le attività saranno 1, 2. Cioè, attività barra casa. Questa è più un'attività che quella è una casa. E poi questa qui prende proprio tutti i diritti della cartoleria. Semplicemente questi li rimettiamo e sblocco le casse io senza problemi. Si prende tutto quello che ha la persona che ha messo qui. E poi c'è questa casa. Questa casa è in vendita. Questa è, secondo me, tanta roba. Bene. Oddio, non ho molto l'energia. Sì, vabbè, ma non so, penso che qua sopra abbia fatto così per chiudere, perché non aveva i materiali. Gli mancava l'ultimo pezzo. È uscito il video dei pit.
Ma sto gatto? Non lo so, Panzer. Ma dopo il server vado a dormire, domani devo andare al lavoro. Solo domani. È fiocco di... Verrà ucciso. Posso eseguire? No, 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 adesso aspetta. Quello poi ci penso io. Perché poi con questa persona gli parlo chiaramente e gli dico tutto. Prima di effettivamente confermare. Boh, comunque niente, per ora le cose sono... Nel caso io... Sono tre. Quella là facciamo la fabbrica comunque, quello capannone. Ascolti, nel caso se decido di diventare al posto suo, mi fa un prezzo di riguardo. Va bene, nessun problema. Ok, ci sono tante cose da vendere adesso. Abbiamo uno, due, forse quattro, più quella là che sarà il capannone delle fabbriche di pizza, cinque. Abbiamo deciso dove fare le fabbriche. Subito, vedi? C'è pensato. E poi sistema quindi, quanti, quindi fammi capire quanti player se ne sono andati oggi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che non sono venuti mai alla fine, non cambia un cazzo. Dimmi. Ok, ogni tanto non parla, raga. Quando mi sentite? Non mi no, ora sì. Adesso sì. Prima no. Oh, comunque tieni, questo è tuo. Mi sono dimenticato di darti. Sposti un attimo la tesoriera. Per spostarti dopo la cassa. Che mi hai dato tutto. Ma hai visto quante cazzo di casse c'hanno qui? Sì. Porca puttana. Comunque parlavamo di affari. Ah sì, ah vero, Wolverine non è venuto giustamente. Vabbè, vi lascio parlare con lui che è meglio. Ah, una cosa. Io per ora senza un negozio non posso vendere nessuno. Teoricamente no, dovresti aprire anche il negozio. Okay. No, aspetta, ma hai comprato il terreno? Io ho comprato tutto. E metti i cartelli se è a posto. Aspetta, 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 aspetta. Ma non c'è bisogno di mettere i cartelli perché non acquisti un edificio? Venerdì? Vieni a vedere, ti faccio vedere i vari edifici. Tanto a te non servirà molto, se non ti consiglio quello più piccolo, vieni. A sto punto ti fai. Ti diamo i soldi indietro, non ti diamo i soldi. Quante era l'attività che hai acquistato? Una? Ma ha pagato 10, ha pagato il minimo. Quindi 5x5. Appunto, questo è un 5x5. Gli diamo questo. Vabbè. Te lo puoi già prendere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. È un 7x7. Facciamo una cosa. Facciamo finta che ci pagate il 7x7. No. Ok. Dopo scrivi i dati sui giusti, perché giustamente sennò va a finire guai per niente. È tutto tuo, puoi sistemarti i cartelli come vuoi. E guarda, essendo che se no come nel villaggio è comunque pagato già un sacco di soldi, te lo regaliamo. Figa? Regalato? No, scherzo, devi dare 50 di rame perché sto cesso costa poco. Dai, sto cesso. due. Tipo... 50 di rame, dai. Non possiamo valutarla di più, Gilberto, sto cosa. Più di 50 di rame me la faccio costruire. Io spero che anche quello che vuoi vendere a me è 50 di rame al massimo. No, dai, quella è enorme, bro, ma stai scherzando. Ma è mia, però. Quella è, letteralmente c'è già i negozi e tutti i prodotti da vendere. Lui niente. Tanto per ora... Al 100% di cose che la posso vendere. Sì, ma una cosa, Scogna, lo dico anche a te, così lo dico anche a Wolverine poi. Sì. Ma mettili però in negozi, nel senso che almeno Gilberto può acquistare da te. Cioè metti i soldi. Sì, infatti lo voglio fare. Non che, aspetta, come devi fare tu, aspetta. Ma il problema principale però non è che la gente viene qua a comprare direttamente qui. Esatto. È quello il fatto. Ah, vero, hai ragione. Perché per noi, perché... Praticamente è come essere in affari, mettiamola così. Sì. Perché io vendo a lui, poi lui vende agli altri. Io metto qua, loro non passano più dalla gabbia, ma passano direttamente da me. No, hai ragione, a te serve solo il capannone come simbolo.
io giusto le cose che posso vendere sono quelle del cacciatore che posso prendere. Eh sì, questo può darlo come cacciatore. Vabbè, dopo comunque dai 50 a signor Gilberto. E mai è meglio che questo e mettigli 7x7. Io vado là. Mai è meglio che questo lo utilizza come cacciatore. E invece quello, quell'altro è fittizia, è un'attività fittizia, 5x5 sti cazzi. No, ma oppure puoi fare una cosa intelligente. Ti tieni questa? Mm-hmm. Per tutte e due attività paghi 50. Infatti questo volevo chiedere. Ah, ma tu mi hai detto che non si poteva. Ma sì, sei scemo. Ho detto si può. Ho detto si può, vendi due prodotti. Però devi pagare sempre doppia tassa. Ah, ok, compra usa comunque la doppia tassa. Va bene. Sì, sì, è ovvio. È perché lui sta dichiarando che le sue attività sono sempre di questo negozio. Vabbè, allora. Come vuole fare il contadino? Il contadino vuole fare piano sotto, voleva fare, a posto di fare un'azienda separata, voleva fare doppio, proprio fare piano sopra per la cucina. Ah, ok. Capito? Vabbè, allora dammi 10 siamo. Salve, posti, ciao Biscuttinus. Mi hai pagato gli 2 terreni per. Vabbè, vi lascio lavorare, dai. Facciamo così. Mi dai 10. Ok, forse Panza ce lo riusciamo a vedere, perché tanto devo svegliarmi domani alle 8. Pure se faccio fino all'1 non è un problema. Dopo vediamo se è uscito. Ma no, pensavo cercava di me. No, perché devo andare a. Vai. Per rabe. La la la. Cosa che dobbiamo fare? Per la settimana prossima. Ah, oh, questa legge. Qua devo scrivere. Aspetta, se non mi dimentico. Legge. Ok, siamo tutti qua gli abitanti. No, già, aspetta, volevamo farti vedere un posto, Ben. Vai, hai finito libero? Sì, certo, sono libero. Sì. Ho finito la maggior parte del mio lavoro. E c'è pure una cosa finale che si è obbligato a fare. Poi. Magico tuffo. Dobbiamo rifare il tuffo, guarda. Alla fine un'attività già l'abbiamo venduta, Ben. Quale? Quella là dell'Emporio, vi ricordavate? L'abbiamo venduta a Scogna, che lo userà per il cacciatore e è l'esploratore del Nether. Fa il cacciatore lui? Sì, e tanto abbiamo perso il cacciatore. Abbiamo perso l'esploratore perché l'altro è sparito, quindi. Quindi polvere da sparo a basso costo. Sì, sì, Scogna non è coglione. Ah, ok, dai. L'attività di Baby Ale la vorrei io. Anche il tesoriere ci ha messo gli occhi. Si fa l'asta apposta. Si fa l'asta, sì, appunto. Anche io ci ho messo gli occhi, sinceramente, perché il cartiere è stato sottovalutato, ma adesso diventa un ruolo fondamentale. Però forse può essere pure che rimane poi, perché domani lo contatto e gli faccio la cazziana. E gli dico, senti, nel tempo non abbiamo più da perdere. Ah, è l'ultima possibilità. Ritorni o ti buttiamo fuori. A sto punto abbiamo fatto uno, facciamo 90, no? Ma che state facendo? Il tuffo magico, devi farlo anche tu. Ma voi siete pazzi? Prima devi ammirare. Ma bellissimo da qui. Ma perché siete saliti qua sopra? No, però aspetta, è più sotto, però è. Sì, adesso dobbiamo fare il tuffo, Doge. Allora Doge vuole andare per primo o per ultimo? Per ultimo, ovviamente. Ben vuole andare per primo o per secondo? Non è più coraggioso, dai, vado per primo, spostate. Ma dov'è il punto? Qua sotto. Oh, già buttando giù, ragazzi. Qual è il punto? Aspetta, non ho capito. Sotto di noi. Dai, salite. No! Oh, fra, sei anche tu. No! Ma minchia, che tuffo. Ah, io là voglio la piscina. Apriamo. No! Porco Dio, wow. Ma fra, hai missato il punto, fra. Se proprio c'è cada. Diamo una mano,
sta qua. Sta tutto qui, non toccare, no, no, è inutile che lo prendiamo noi. Prendi pian piano. Tanto non sparisce. Oh, ti giuro, stavo morendo. Ciao signorina, aspetta. Ah, ok, stai con loro. Aspetta signorina, il servizio è gratis. A posto, a posto, a posto. È stato veramente magico quello che ho visto. E che l'hanno messo sotto le fatiche qui, vedo. Te l'hanno messo proprio sotto le fatiche, eh? E qua ti pagano bene, lo sai, vero loro? Quando sganciano la grana. Ma questo quanto ci mette a finire? Penso molto più di una sessione, vero? Vabbè, tanto la roba per Blackwater aspetta, tranquillo. Va bene. Ma dov'è Rakan? Aspetta. Andiamo a dormire, è andata. Penso che sia rimasto lì. Ma no, non lo vedo online. Penso sia andato a dormire. Non ho letto se aveva scritto che andava, ti giuro. Ma in realtà neanche vuole. Eh sì, è andato a dormire. Ah, ok, è andato a dormire, sì, che ho scritto pure buonanotte io. Comunque... è sbagliato di un blocco, ho visto. Vabbè, dai, fa niente, fa niente. La terza volta che muoio la giocata. Sei molto sus. Ah, comunque... niente. Comunque non è uscito, Ah, comunque la che stavo dicendo, l'attività è stata venduta. Quella là del quartiere Vaglio, quella è pezzo grosso, quella secondo me lì si può fare una bella asta. Che date a caparri, veramente qualcosa di grosso. Sì, possiamo vedere. Quindi tutto quello che c'è dentro. Sì, tutto. Tutta la merce. Anche i soldi. Tutto, tutto. Anche i soldi. Sì, tutto. Però non, è tutta scatola chiusa, perché le chiavi non le abbiamo. Quindi acquisti, prendi quello che c'è, praticamente. Sempre, sempre, ripeto, domani. Aspetta, e due costanti di là. Sì, è un paio zero praticamente. Io vi dico che secondo me vale tanto quella roba. La casa enorme. La casa enorme di mattone. Vabbè, è un prezzo normale, è vuota, è solo una casa quindi. Quale? No, quella la usiamo come fabbrica. Se la mettiamo come fa ci conviene, così risparmiamo la costruzione. Sì, sì, poi viene migliorata. Però comunque un acquisto, cioè l'acquista Felipe. Se l'acquista e fa quello che vuole. A quanto? Non ancora abbiamo deciso i prezzi. Poi domani, quando sistemo un po' tutto il server, tutti i fogli eccetera, vedo un po'. Ma comunque quella là di... poca roba. Però ripeto, quella là di... Ma quanti sono? Di Bebiale. È qualcuno che vuole proprio fare il quartiere. Proprio compra anche la licenza, sì. Quindi deve come acquistarsi la licenza. Ciao Felipe. Ma non sei l'unico comunque interessato. Ma regge sta roba. Felipe, tu sei interessato alla cartoleria? Cazzo, quante robe devo comprare? Non credo. No, niente, pensavo che fosse interessato perché qua... Dipende quanto... Siamo 3-4 persone interessate all'asta. Ma l'asta partecipa anche il principe qua? No, no, lui è libero. Cosa vuol dire? Che non ci sei? Faccio il tragitto Blackwater. Io sono qua perché questa è casa mia. No, ho chiesto, eh. Vediamo. Lui già si è acquistato l'attività. Io mo vado, ma dopo devo venire su DS. Oh, sì, Panze, vieni. A mezzanotte preciso stacchiamo tutto. Mezzanotte e 5 massimo. Poi vediamo il video di Pitt e andiamo a dormire. A me va bene, tanto comunque alle 8 mi devo svegliare. Cioè, ciao, Panze. Ma non ti conviene andare più vicino alla zona tua? Vabbè, niente. Boh, niente, se vuoi vedere ti faccio vedere tutte le cose che saranno in vendita. Se vuoi vederle. Ma ci metteranno di fiora a sistemare questa roba. No, vabbè, ma Master Tiranno è veloce. Master Tiranno... Ah, mi colle tutte le casse. No, no, c'è il Dolly, c'è il Dolly. Se fanno i Dolly. Te lo devi craftare anche tu. Il Dolly prendi la cassa senza romperla. Sì. E la metti. Prendi la cassa e la porti. Non mi serve, ma mica devo spostare. Vabbè, di cosa devi. Guarda, pizza.
Vedi? Sì, però vedi che se te la trasporti per troppo tempo ti mette stanchezza e vai piano. Sì, tipo sì, dopo 10 secondi. Ma no, subito, vale. Ah, subito, ok. Quindi non è che puoi fare. Non è che puoi prendere la cassa e fai la la la. Ma guarda che aggiungiamo una cosa bellissima per tu, per i cacciatori, minatori. Questa cosa vi piacerà, l'abbiamo messa proprio all'ultimo, l'abbiamo scelta. I zaini. Che puoi potenziare, puoi mettere i bonus sulle tue. Quali sono? No. È una corretta, ma ah, boh, l'abbiamo messo stamattina. Oggi. Forse eri il Discord con noi. Zaino? Black Pack. Qua Black c'è. Pack. No, qui sono zaini serbatoi. No? Sì, praticamente, per esempio, il cacciatore si può fare dei bonus diversi di un minatore. Ci sono delle cose che ti fabbrica. Per forza il fabbro deve farlo. Ti fabbrica sto blocco che tu puoi mettere la zaino, ti aumenta lo spazio, ti aumenta tutto, puoi farlo. Ah, tu credo che lo useranno tutti lo sull'illuminato. Ciao Gilberto, mi dispiace per il casino di oggi, però io venerdì onestamente ovviamente non credo di esserci, però... A me dispiace solo per il casino dei 30 minuti che abbiamo perso tutto. Va bene, sti cazzi, lo so. Va bene, dai. Ciao, che stai facendo? Ciao ragazzi, buonanotte. Ah, stai vedendo? Ma guarda, se vuoi aprirti in futuro un attimo, vieni con noi. Essendo che ora buttiamo 6 player fuori, più uno 7 in realtà, vieni con noi. Si liberano un sacco di attività se vuoi. Già strutture costruite. Sia come case che come eccetera. Quindi puoi tranquillamente. Serve una casa per ora poi. Ah, vabbè, ci sono case, vieni qui. Le case sono brutte. Allora, prenderò la licenza da costruttore, me la demolisco, me la creo io. Eccola qui, questa è una casa disponibile. Tutte queste casse saranno dell'acquistatore. Tutta la roba all'interno diventerà sua. I diamanti e la roba ricchi. Una pozione di respirazione sottellata. Come i diamanti e la roba ricchi, non mi lascio i diamanti. C'erano tre stacchi di diamanti. Ah, comunque tutta questa roba te la puoi prendere tu. Diventerà. No, voglio dire avanti che c'erano. Quelli non puoi, bro. Vieni. Ladro. Un'altra casa che c'è. Un'altra casa. Sempre se player dopo parlato, vediamo che succede. Anche in teoria non dovrei manco parlarci, però vabbè. Questa casa. Antonio. Questa qui c'è, in caso. Questa è molto più grande, già, però è solo tutto mattoni, non so se ti può piacere. Una casa particolare, ecco. Abbastanza cagare, un po' scuro. Vabbè. Ha messo una vita qua. Non è che ci ha messo una vita, è che poi questo non si connetteva e il costruttore poverino ha dovuto aspettarlo 7 volte, Gesù Cristo. Questa è l'attività invece, quella che parlavo, vedi pizza? Tutto ti prende, tutte queste cose. Prima di tutto ma se si partecipa a Scogna non ha senso proprio. No, Scogna non vuole, non manco c'è Scogna. Guarda che Scogna ha speso un sacco di soldi solo per le sue attività. Ma hai capito quanti soldi c'ha, no? Cosa hai capito? Vabbè, lo so, però non è che è colpa sua. Queste invece sono. Ci sono le cose del appunto della vendita. Praticamente ti fai la licenza da cartiere e già sei hai un lavoro proprio fisso. Non credo che lui abbia abbastanza soldi per partecipare. No, va bene, sto per dicendo a te. Lo so che lui non ce la fa con i soldi. Questo sarebbe ottimo, perché adesso il cartiere serve tantissimo. Siamo tre di noi. Tre di noi stavamo cercando il colorante e questo non si sta connettendo più. Avevamo bisogno di. Oltre a questa di terracotta, perché quando ci saranno le finiture sarà importante questa mod. E non si sta facendo vedere. Io domani gli scrivo, gli dico, bro, senti, mettiamo in chiaro una cosa. O entri nel server o entri nel server, perché se non entri più, lo dici e mi prendo tutta la tua roba. Amen. Perché non possiamo avere player non attivi, ecco, questo. Ciao, bro. Oh, dodge. Ma fessa, sai, Niente, stavo facendo fare un giro delle possibilità di case che può avere Edward.
Ma la casa... presa più che altro roba della fabbrica. Vabbè, quella... ah, là da fabbrica nessuno se la compra. Già ho detto che la vendiamo a te. Okay, ma la facciamo a un prezzo buono, 200 di rame. Ok, a voi gratis. Ma hai capito quanto è grossa? Letteralmente quanti soldi risparmio. Ma quale casa poi? È pure la fine. Quale casa? No, la casa la fabbrica. Processo la dieta che. Processo la che useremo come fabbrica. E sai perché ci conviene farla lì, bro? Perché se l'energia elettrica potremmo farla a fiume qui. E facciamo il collegamento da lì. L'unica cosa che mi viene da pensare. Te accanto. Sì, sì. Tanto comunque non è che è una cosa brutta da vedere quella. Magari si sistema un po'. È veramente brutta la costruzione. ma sti cazzi, ti serve un capannone a te. Mica ci devi vivere. Però, secondo me, qua dentro, cioè, pizza qua dentro, tu ci puoi mettere veramente più di una macchina. No, poi anche altro. Ah no, penso che c'entra solo una macchina. Due ci entrano. Basta, guardi, Che ti giochi ora, amore? Vabbè, i zombie sono morti. Fatti un conto, secondo me se togli sta merda qui, demolisci sta parte qua, puoi farla una lì e un'altra lì qua. Paghi 100 monete e hai due fabbriche in una. Capito? Questo sarebbe l'unico. Ed è anche poi vicino a casa oppure tua. Oppure si può anche ampliare di qua, basta toglierlo da me. Ah sì, o ti acquisti l'altro pezzetto, sì, effettivamente. Ti fai ampliare. Lo chiedi a Giovi, che Giovi è veloce. Questa è proprio da buttare giù. Ma questo è il cesso da eliminare proprio sta roba qui. A schifo. Buttare lo stomaco. Hai tolto qua la roba? Sì, sì. La maggior parte sì. Qua però demolisco, qua è tutto demolito. Niente, demolimo anche questo pezzo. Boh, comunque secondo me non è male per farci la fabbrica. Perché il fiume guarda dov'è. Vedi. L'acqua è grande, poi alla fine non è che devi pitare molto. Poi il tubo, tanto il tubo poi lo passiamo da sotto. Sì. Questa è l'unica cosa che mi viene in mente. Oh, comunque Dan, come ti sembra il server? Oltre solo quella stronzata che è successa. A parte che cosa? Alla fine se l'albero è soltanto era solo quello potevi anche sistemarlo. Ma no, hanno bruciato tutto, hanno bruciato il ponte lì. Okay. Questa casa. La mia casa è totalmente quasi. Ma pure la sua casa, Bruce. Sì. La mia era dove hanno iniziato. Allora non hai capito. Okay. Ma proprio senza totalmente senza motivo. Non è che abbiamo mai fatto niente a sti qua. E poi non è che non sono ragazzi di 14 anni, sono gente che ha più di 25 anni, per dirti. 20 al minimo, però. Ho 40 anni come Dan. Esatto, io sono un quarantenne. Ma poter farlo, cioè, però non ha avuto senso. Cioè, non è che noi ne abbiamo né mai parlato male di loro né altro. Non è che cosa. L'hai pure tenuti dentro, capito? Ma capito? Io l'ho pure detto, vabbè, raga, torneranno quando c'è Ale, li teniamo tutti dentro, tranquilli. Che Ale lo conosco da una vita. Meno male. Penso infatti non credo che sia stata idea di Ale, perché Ale non è qui io, però. Sì, bro, perché non è entrato più? E non è venuto qua a dirmi, oh, ora ne vengo su Discord, parliamone. Ok, dai. Dai, non ci prendiamo per il culo, dai. No, ma dico, sicuramente non è partita Ale, poi lui avrà detto, fare il cazzo che volete, però. Sì, appunto. Lasciamo stare. Boh, Carlo ha detto una cosa, ma secondo me non ha proprio senso. Ha detto, magari si è offeso per il server. Ma che cazzo c'entra? Che mi viene a bruciare il server perché ti sei offeso per il server? Però io pago 26 euro al mese. Non è che pago. Ma non credo che, cioè... appunto, non avrebbe senso, cioè, a lui che ma cazzo gli cambia? Ma Ale non è così stroncoglione. Carbo non lo so, male, no. Appunto, anche se avessi preso il mio server, lei che cioè, cambia un cazzo. Non è che è morto un papa. Lui che gliene frega. Meglio per lui, appunto. Mia zia era una donna. Boh, niente. Non ho nulla da dire oltre questo. L'unica cosa che per dirti la differenza di rispetto. Voi siete entrati nel server, non siete entrati. Nessuno. È permesso? Manco Daniele che ha 10 anni di toccare le sue casse. Le loro casse. Non so dove ragazzi, sono stato io a sta lagogna. Nessuno ha toccato le casse.
Nessuno ha mai fatto niente. Ho capito, vai. E mio nipote ha 12 anni, ripeto. Wolverine neanche lui 12. Perché sempre, cioè, perché ti amo che, cioè, che mi hai sempre il mio nome in bocca. Ma che sei, fatto far narcisista, non è che... Ma poi che attività hai in mente di fare? Io, vabbè, per adesso non so. Ma cosa gli hai fatto fare? Che cazzo gli hai fatto fare? I goblin fatto... delle caverne. Ma lo voleva lui, io non l'ho detto. Ah, io ho detto, ma se vuoi vai a scavare un'oretta, poi vai a fare quell'altro. No, no, sto tutto alla gestione, ah, ok, vabbè. Vabbè, ma lui... Ma ci sta, è nuovo alla fine, ci sta che fa così, eh. Sembra. Ah, un cazzo. A me piace. Vabbè, non c'era un cazzo. No, a me piace comunque scavare. Scogna, io guarda, dico una cosa. E sono io di questi anni. Questo me l'ha insegnato League of Legends. No, Stefano, mo. Ma non consumare il piccone. Sì, ma non consumare il piccone. Cioè, sai, domani si diamante, quanto Ma io con un click letteralmente esplodo tutto. Allora, io vi dico una cosa, e questo penso che anche voi confermate, e questo me l'ha insegnato LOL. Me l'ha insegnato LOL. I player, o le persone che sono degli anni 90 e anni 80, sono quelli più tossici e stupidi, e io sono degli anni 90. Ti posso assicurare questa cosa. Ma perché vivono tutti quanti in una bolla sostante. Non è che viene una buona sestante, nella loro testa sono tossici. Non sta a fare il sociologo qua. No, andiamo. No. Andiamo da scuola. Vabbè, ma voi prima sono agli anni 90. Sì, ok. Ma l'ho detto tutto, ho detto la maggior parte. Ah sì, dai, c'è la loro mentalità. Bueno, io conosco ragazzi. Non è che adesso i giovani di oggi siano molto meglio, Sì, però io vedo che i ragazzini che sono nei server, la maggior parte sono... L'unico che fa lo scemo è Dan. No, non tu, l'altro Dan. Il mio nipote. È scemo, però lo so fa bene, dai, più. Ok, raga, andiamo 2 minuti da Scogna, salutiamo e poi andiamo a stacco, dai. Fa niente, è andata un po' così la sessione. Era bello perché l'RP era iniziato stra bene. Infatti presente. Non abbiamo fatto quello delle fabbriche, per Lo so, ma è perché c'è... Fra, come fai a ritornare mentalmente 40 minuti? Cioè, noi avevamo fatto tutto perfetto, era bellissimo come era venuto. Poi ho detto... La cosa bella è che ho detto, quando torno, poi ai ragazzi gli do tutta la roba. Intanto finisco sto RP e gli do tutte le casse. Che avevo tutta la roba pronta. Venite qua. Dimmi che è più bella della mia chiesa. Ma non è... Salve. Vieni a comune. Ma, ma tu ci fai venire qua per senza venire a comune. Ma fa la casa delle uova. Oh, con la mod della cucina puoi farci la frittata. Aiuto, basta, allora, che bordello, venite. Volevi. Vai, scappa dentro, vai. Tarata. Ruzzo! Venite. Guarda, per dirvi, no? Ben. Lo faccio vedere anche a Den per dirti. Ben. Adesso ti picchio. No, sei io, Ben. Venite qua, per dirvi, no? Guarda, queste sono tutte la roba dei ragazzi che devono giocare con noi. Quelli là che hanno fatto i danni. Cioè, noi avevamo pure preparato la roba per loro. Capisci? L'unico modo è parlare con loro per capire che problema mentale gli viene. Ma che cazzo, ma non c'è bisogno di parlare, sinceramente. Però per dirti, non è che l'abbiamo esclusi, chissà che abbiamo fatto. Io ho preparato anche la roba per loro, guarda. Ogni singola cosa. Questa era la loro roba. Vabbè, stai fermo. Possiamo andare, dai. Domani poi cancello tutto. Ale ti ha spoilerato lo screen che ti avevo mandato su Discord, oh fuck. Ah, ok. Boh, raga, io intanto vi saluto, dai. Ci vediamo venerdì. La sessione di venerdì. Che sarà meglio, ci saranno i due arabi pure che sono mancati. Ci saranno più persone, da tranquillo.
Guarda, nella prima che no, aspetta, quasi sono di tipo carbellati. Eravamo già 18 più o meno. No, prima che venivano loro eravamo già pure 14 per fatti nostri. Pensa. Sì, con loro eravamo tipo 18. Con loro sì, eravamo. No, 19. Siamo arrivati a 19. Comunque in spiegano. Eravamo 19, comunque eravamo abbastanza oggi, perché comunque è venuto Dan, sono venuti gli altri a giocare, c'era anche Calogero. Vabbè, nel frattempo ti sparo dai calogero. A posto, va bene, aspetta, aspetta, va bene tutto, ma tutti gli stack di rame, diamanti di carbo e compagnia che fine hanno fatto? Li abbiamo tolti. Che devono fare? Che non giocano, non si entra più nel server, cioè non entra più nel server. Ma tutto al comune, no? No, che farà delle nuove armature di diamante per noi, però. No, no, li mettiamo il comune, li vende il comune ai player normali che li acquistano. Come abbiamo fatto con gli altri. Signori degli stacchi diamanti. Bro, comunque guarda che noi non abbiamo mai toccato la roba vostra, è inutile che dite che fine hanno fatto, che fine hanno fatto. Anzi, pizza, questa persona qui, quando avete fatto la roba, è andato pure a chiudervi la vostra roba per non farvela toccare. Però vabbè. Tappare tutto. Questo uomo qui. Questo uomo che è andato a tapparvi tutto. Oh, taxi è morto. Vabbè, comunque che stavo dicendo? Niente. Ma tutto quello che vuoi, ma comunque hanno fatto una cosa molto schifosa. Questione di rispetto, bro. Ma è stata schifosa perché noi stiamo facendo uno, stiamo facendo l'altro, due, e non c'è nessun senso di fare quella cosa. Non è questione di cosa, è questione proprio di una cosa insensata. E sì, che nessuno mai ha fatto nulla a queste persone. Anzi, ero anche contento che erano tornati. Bro, ma io vi faccio vedere, con i vostri occhi, basta che venite qua dentro. Che scogna... Cioè noi qua abbiamo preparato la roba per ogni singolo player. Guarda, ci sono i loro nomi, Guarda. Guarda. La roba, apri le casse, guarda. C'è tutta la loro roba, mai nessuno ha toccato. Ma di che stiamo parlando, dai? Mi vengono a dire tutti i stack di rame e diamanti, ma per favore, dai. Ma lo stack di rame e diamanti poi lo riprende per il problema. Cioè, è un gioco. Ma chi l'ha detto, però, sta roba? Non so il nickname del suo nel gioco. Ecco, questa ma non è questione di vita reale, bro. Sì, assolutamente è un gioco. Però non è che una persona ti mette a disposizione le mod, ti ha tenuto la roba qui. Sì, no, io ho detto... anche aspettato che abbiamo, cosa non... contro di loro, cioè nel senso... Per qualsiasi cosa, cioè non ha senso che avete fatto un cavolo di gioco. Ma il discorso è che, per esempio, noi abbiamo avuto discussioni sul fatto tra te, vabbè, il fatto del server, eccetera, no? C'è stato quel problema. Non è che ci siamo messi a sparare tra noi, a distruggere case e dare fuoco. C'è stato un problema, abbiamo parlato, abbiamo detto, ma che cazzo abbiamo combinato? Basta, abbiamo finito. Non è che... vengo qui e do fuoco, cioè come se entro in un server all'improvviso do fuoco. Poi ripeto, ripeto una cosa, alla fine Ale, non lui, è re, anche sarebbe Ale. Boh, c'entra o non c'entra. Comunque, alla fine chi ci va di faccia è stato lui, perché giustamente i player l'ha fatto venire lui. Ma lo so che alla fine... anche se per loro non c'entra, non l'ha fatto andare in mezzo. Sì, vabbè, ma io ho messo tutti e sei in mezzo perché è impossibile che una persona avrebbe dato fuoco così in due secondi tutto. Infatti dico, io è l'ipotesi. Due, io non ho messo, prima di tutto io non ho messo in mezzo, io ho restartato il server. Prima di tutto. Sono loro che non si è entrati più, è entrato solo una persona e è bannata. Poi in live mi ha chiesto, ma io non ho fatto niente. Vabbè, non hai fatto niente, però sei stato bannato. Grazie, salve. Boh, tutti loro, nessuno ha fatto niente. Vabbè. Io c'ho lo spezzone della live, vedo proprio una persona che lì inizia a dare fuoco. Beh, ragazzi, vado a dormire. Vabbè, comunque si basta, non ci pensiamo più. Il mio era solo... era per far vedere agli altri che comunque abbiamo conservato tutto. Stavamo spiegando che il senso logico non c'era in tutto ciò. Non è che magari dici, Valerio ha parlato male di noi, ha detto siamo delle lote. Anzi, quello che avete fatto
Volino non ha nemmeno obbligato a tenerle. Cosa? La cosa che ha tenuto per loro, nemmeno obbligato a tenerle, nel senso loro non sono per giorno. Ok. Se le fanno. Ah, vabbè, ma noi l'abbiamo conservata per tutti, sì, abbiamo messo. Ovviamente abbiamo dato. Questo vale, nel senso. Sono qui, raggiungo, c'è quell'evento. Vai in che in quell'evento ci sono quelle cose e gli attaccate. Ma bro, ma più che altro la cosa semplice, se uno si scoccia, magari si è scocciato di giocare seve, dice vada, va, ora non mi dire nulla, ma io mi sono rotto i coglioni. Ok, va bene, cioè. Non è che diciamo qua, oh ragazzi, questi sono soldati pezzi di merda, il coglione. Ma nessuno ha detto niente, cioè nessuno ha mai, si è mai lamentato della loro presenza, abbiamo sempre detto, quando torna Ale vengono anche loro, perché, e ci sono vari live che io dico, che mi hanno chiesto, io dicevo testuali parole, guarda che... Stanno aspettando Ale perché loro preferiscono fare tutto le rap insieme. No, ma... pensano a fare polemiche, no? Fanno entrare giovani su Discord e fatti spiegare il perché. Non credo. Ma, che... ma vengono a Discord a dirmi il perché? Ma... abbiamo dato casa a fuoco per dispetto? Cioè, che senso ha? No, 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 infatti non ha senso per dispetto di cosa. Ma non è giusto per capire. Io bro, io non devo, io non, io non devo dire nulla a queste persone. Cioè, no, sono... ma mi dispiace, io perché comunque c'hanno. Capire, hanno fatto una minchiata. Sì, ma c'hanno 40 anni, frate. Cioè, hanno fatto una minchiata perché sono delle persone più piccole di Daniel, ok? Mentalmente aggiungiamo. Sì, sono delle persone più piccole di Daniel. Che ti devo dire? Che sono fatto perché era un dispetto, perché ma no, perché sono persone adulte, no? Voglio trovando ma, il perché. Ma anche se è una persona adulta, se tu sei hai una persona grande, non vuol dire che sei adulto. Oh, Madonna, che bordello hai fatto io. Capito, Carlo? Non vuol dire che tu sei adulto. Allora, per me funziona così, sinceramente, dico, in modo più sincero possibile la cosa. Se uno si scoccia adesso... Spara. Se uno si rompe i coglioni del server, è giusto che scrivi in privato, non ti fai... Anzi, è meglio non ti fai sentire, va bene, cioè... Ok. Ah, smetti di giocare con i pistoli. Vabbè, venite sul disco, dai, raga, chiudo sto disco. Chiudiamo il gioco, dai. Ci sentiamo per il gioco. Oh, ma io ve lo dico, se mi arriva un colpo io ve lo tiro. Io mi hitto in testa con questo. Questo a spegnere il server, pronti? Addio. Vabbè. Ok. Ho detto che stavo spegnendo. Che avevo mutato Vale dalla su Discord. Ah, ok. Vabbè, avevo detto, raga, sto chiudendo. Sì, sì, sì. Ciao Panzer. Ah, questo Mattia già. E stavo quasi per uccidere te. No, non mi avresti ucciso. Ho schivato tutti. Ho il Matrix la mia. Ah, questo è per me. Volevi provare col mio arco a schivare? L'ho schivato. No. Io non t'ho sparato a te, ho sparato all'acqua. Ah, ok. Vabbè, perché ero già in acqua. C'è una mira di mente, è ovvio, per questo. No, ho mirato proprio dove tu eri tu, perché c'avevo già la freccia carica, perché ho detto, se mi arriva un colpo io lo metto in testa, Carlo. Ho vintato tutti i colpi. Dettagli. Ho il Matrix. Comunque, Carlo, serve l'infinity sull'arco, la biretta. Io lo so, che cazzo dico. Se vuoi te lo vendo infinita. Ah, ce l'hai? Certo. Ok, dai, me lo vendi per 10 di rame. Ma pizza non è pizza. 10.000? Non costa così tanto. Frega cazzo, però trovatelo. Che vai a fare? Io ce l'ho e lo posso vendere a quanto voglio io. Panzer, ma la serie è finita, Panzer, quella là di Pitman. Non era finita. Comunque fatemi staccare la live.